E Finestra, quattro buchi. siamo live improvvisamente senza alcun avviso totale, eccetera, eccetera. Adesso sistemo la grafica che è nuova. Senza menarvelo davanti neanche. Attenzione, abbiamo minacce pesanti. Allora, innanzitutto volevo salutare Minea che ci sta Grandissimo. seguendo dalla macchina. Ciao Minea, spero tutto bene. E non distarti troppo con le nostre puttanate, perché stasera, come avete visto dalla veste grafica e un po' da tutto, siamo a ruota libera. Nel senso, abbiamo alcuni argomenti, ma stasera cazzeggio. Perché cazzeggio? Perché, beh, manca un player, come vedete, e non possiamo continuare a sinerequie senza quel player assolutamente. Perché anch'io ci avevo pensato all'inizio, volevo, però, cioè, stona. E effettivamente, riflettendoci sopra, non si può. Quindi, facciamo una live tra di noi, come ai vecchi tempi, quando si cazzeggiava alla grande su Twitch. E portiamo un po' di puzza live. Come si suol Puzza dire. di guanciale. Puzza di guanciale, esatto. Guanciale non puzza, signor. Quindi un profumino. Esatto. Allora, i temi stasera sono a cazzo, nel senso che abbiamo deciso 2 minuti prima di iniziare, ma parleremo un po' a ruota libera. Innanzitutto, beh, potremmo mettere però della musica, che dite? Musica. Sì. C'ho un po' di musica, perché... Maestro, Allora... solo musica con copyright, per Oh favore. yeah! Abbiamo Kawaii Flaninko, si è unito agli ingredienti. Si è... Grande Kawaii, che è Ilaria. Sono io. Esatto. Adesso Allora, arrivo io. sì, tra l'altro è bellissimo l'avviso sonoro, non so se l'avete mai sentito. È uno che dice: Oh yeah! È bellissimo. Mamma mia. È bellissimo. Super ambiguo. Chiaro, chiaro che è super ambiguo. Vediamo un po' cosa possiamo mettere. Allora, metto su Eccoci qua. Lo-fi. lo-fi, ma lo-fi nel senso lo fai tu? Sì, no. Ah! Mamma mia, e se è un po' di retrowave molesta? Molesta? Retroway molesta? Allora sì, se era tranquilla no. Solo se molesta. Sì. Beh, intanto direi che... Ah, non... Ok, abbiamo un È attimo di successo? problemi con Rhythm Box. Quindi farei andare avanti qualcun altro a parlare. Direi che... Manu, descrivici com'è Dune. Sabbioso. Badunz, Dai, ragazzi. descrivete un po' come siamo andati a vedere Dune co e cosa ne pensate, com'è stata l'esperienza, mentre io risolvo il problema. Allora, è stato interessante secondo me il film, ben fatto. L'unica pecca, ed era del cinema, è che i volumi erano altissimi. Poi io ovviamente sono autistica, perciò tutti i volumi forti ero con le dita nelle orecchie a urlare così, mentre faceva tutto il film. Però è stato bello per quel poco che ho capito. E poi i volumi erano così alti che non ti si sentiva urlare, quindi... Ah, Sì, eri tu, poi... pensavo facesse parte Ero io! della colonna sonora. Pensavo fosse la colonna sonora anch'io, fastidiosissima di questa che urla. Vero, perché Ero questa non io. è una che urla, in effetti. Ragazzi, Hans Zimmer. Allora Eh. adesso dirò io la mia, che sono il più inesperto e diciamo il meno conoscitore di questo genere. Così poi voi aggiungete cose perché ne sapete di più. E io devo dire che secondo me è un film pazzesco perché, non so, io mi sono sempre fatto l'idea che questo genere di film qua fossero un po', cioè molto spesso li guardi e quando va bene ne esci che e dici, ok, bel film. Quando va male dici, minchia. Che stronzata, ridatemi 2 ore di vita.
E quindi questa è un po' la sensazione generale che ho da sempre al Allora, riguardo. aspettate. Ciao ragazzi, in viaggio verso casa con prole e cane al seguito. Firmato la moglie che voleva ascoltare Marilyn Manson. Mi dispiace. Dai, proviamo a Grandissimo. metterti sotto qualcosa comunque di piacevole, Sì, oltre dai, le nostre un Marilyn chiacchiere. Manson, così spacchiamo la quarta parete. No, adesso dobbiamo dire delle cose interessanti. Adesso, oh, mi viene l'ansia da prestazione adesso. Come l'ansia da prestazione, ma no, dai. No, io invece volevo fare una domanda alla signora Minea, se mi è permesso, e volevo chiedere che musica ascolta, perché già Marilyn Manson vinci 1.000 punti. Merlin, punti. Berlin punti. Io No. non sono un grande fan di Marilyn Manson, devo dire. Ma ho strani gusti musicali. Lo Ma lui è un tuo fan, Amy. so, mi scrive su Instagram spesso. No. Come no? No. No, dici la verità, Amy. È il tuo vicino di casa. L'ho visto l'altro giorno che ti odorava lo zerbino. Ho un vecchio come vicino di casa. Comunque, È ridi lui. scherza, Marilyn Manson è venuto a Villafranca a fare il concertone quanti anni fa? 3 o 4? Massimo, eh. Che è stato per lì? Ma non vi ricordate? Madonna. C'era Marilyn Manson anche nel castello di Villafranca. E la tega è stata che lì la gente del posto è mezza impazzita, no? Perché c'erano quelli che ovviamente volevano andare al concerto, gasatissimi. E invece c'era la restante parte della popolazione super di chiesa che non lo voleva. Ah, i Quindi c'è stata. bigottoni di merda. Sì, e quindi praticamente c'è stata tutta una polemica assurda. E correggetemi se sbaglio, però mi sembra proprio così. E c'era la gente che metteva le candele alle finestre, Madonna, una ma roba. è subito lotta clericale, È subito praticamente. Inquisizione. Sì, tipo, ma E sì davvero. che lui, e sì che il signore è un reverendo, mi dicono. Comunque, guarda, a meno che io non mi stia sbagliando clamorosamente, ma non credo, è andata proprio così. Pensa a te. Ma io mi ricordavo invece che è stato per il concerto dei Rammstein. A Villafranca? Sì, nel 2010. Adesso vado a cercare su internet. Ma sì, che c'erano perché se l'hai andati a sentire, mi sa, Ila. Aspetta, Io sì. Marilyn Manson, Villafranca. Nel frattempo sto cercando di risolvere i problemi. Perdonateci. Vai Live tranquillo. Villafranca. Uè, Nebbia! Ciao Ciao! Nebbia. Ciao Nebbia! Allora, Bonsoir Nebbia. ragazzi, parliamo un attimo della figata che stanno facendo i ragazzi di The Witcher Scilla. Scilla. Esatto. Stanno creando un universo multitavolo ambientato in The Witcher. Ok? Figata. Ma che figata allucinante è, Dove ok? ci sono già due Jessert. Ulla la la. Come due. Ci sta il loro ego insieme dentro la campagna. Ma Non so se sono. ci sta nel canale, più che Nel altro. canale. Ma sono fratelli due Jessert? No, è No. impossibile. Allora, Saranno. uno è il nostro Jessert, che magari ufficialmente ancora non so se è stato inserito in questo multiverso, ma sicuramente ci finirà. Mi correggerà Nebbia se sbaglio. E l'altro è Jesse terzo. Oh, abbiamo anche la musica. No, non è vero. Sì. C'è. Cioè. Mamma. Proprio siamo nel Chult, ma dove c'è, dove una parte è serena della. Ok. Padre e figlio. Ha ha. Bomba. Ah, ovviamente Nebbia ha evocato il comando in chat che potete evocare anche voi, si chiama Jessert. L'uomo bendato ti risponde: "Non mangio funghi, grazie." E non a caso. Bellissima, bellissima. Comunque ci risponde Minea, eh. Metal, new wave, grande new wave, death, dark, new metal, progressive. Grande Minea. Beh,
È la signora, eh? La signora Minea. Immagino che saranno condivisi da entrambi, oppure, insomma, un po' di... No? Beh, mia moglie, per esempio, non ascolta un cazzo di quello che ascolto io, grazie a Dio. E... Nel senso che io ascolto cose improponibili. Tipo post-hardcore, drum and bass pesante, stra-acida, garage metal, vado, cioè delle robe allucinante. Uno dei miei gruppi preferiti si chiama Polvo e sembra una macchina russa, quindi il nome... Dovete sapere che Amy ascolta i proverbiali dischi dei freni. Esatto. Oddio. Probabilmente no. Mi piacerebbe un album fatto solo con i dischi dei freni. Beh, cioè, una delle mie canzoni preferite è registrata così male che si sente addirittura il fischio dell'ampli. Ed è bellissima. E si chiama Mikey Mono. Molto bella, dei Polvo. O se no, vabbè, Sonic Youth... E se no, Aphex Twin o cose del genere. Sono uno street kid molto strano. Invece io e la signora Minea andiamo d'accordo, e anche Minea. Soprattutto per il death. Yes. Molto. Cazzo, io quasi quasi farei entrare Nebbia in live, ragazzi. Vai, Nebbia, vieni in live. Dai, Nebbia, vieni in live. Vieni in live, Nebbia. Ti va? Nebbia. Se vuoi andare in live, vai in lounge. Vai. Se vuole venire anche Minea. Minea è signora. Minea è signora, però stanno guidando. Non vorrei. Per allora, moglie di Minea, prova. Grande, grande. Coriccioni, ragazzi. E poi ascolto l'emo, ma non l'emo di merda, tipo My Chemical Romance o quelle robe lì. Emo tipo Fugazi, boh, tipo Van Pelt, roba figa. E vabbè. Ma anche gli Yakuza Cream Accident. E anche gli Yakuza Cream Accident, che dovete è stato... Che il Vai. Primo album è veramente figo, cercatevelo. Allora, Yakuza Cream Accident era un gruppo che abbiamo creato per cercare di fare la musica più inascoltabile e peggiore che voi possiate immaginare. Non è vero. Ok. E... è solo vera storia. No, in realtà è nato così. Volevamo fare un... E facevamo le live suonando facendo i meeting di Google. E uno suonava il flauto, l'altro tipo percussioni. Facevamo delle robe un po' strane. Allora, abbiamo fatto un periodo a girare a chiedere cosa ascoltava la gente. No, quella era Ice Cream for a Dream. Aspetta. Erano quelli che dicevano sempre: ah, ma il loro primo album è il migliore. Ah, ma sì, io conosco tutti i gruppi. E gli nominavi qualunque gruppo, e loro ti dicevano: sì, sì, ma il loro bassista è qua. Insomma, palesemente gente che non sapeva un cazzo. Così venne creato Yakuza Cream Accident, questo gruppo fantomatico e così truffaldino. E niente, quindi ogni tanto gli si diceva: oh, ma gli Yakuza Cream Accident li conosci? E questi puntualmente: oh, madonna, il mio gruppo preferito, bellissimo. E noi a ridere come i coglioni. Ma perché la gente deve essere così? Perché? Non lo so. Play in Lair, ciao ragazzi, come state? Innanzitutto vi chiedo dalla live anche se i volumi sono a posti o se tipo sto andando fuori di testa. Comunque confermo Marilyn Manson a Villa Franca. Bellissimo. E comunque Player Layer, mi stavo ascoltando la vostra sessione fino a 10 minuti fa. Siete stra bravi. Anch'io me la sono sentita lavorando, quindi confermo quello che ha detto Manu. Cioè, ma quanto è stronzetta la principessa. Troppo stronzetta. Stanno lavorando a cosette di Ouroboros proprio ora. Che dovete sapere che è appunto questa campagna di The Witcher che stanno giocando anche loro. Che hanno giocato e stanno per portare il nuovo atto
live sul loro canale Twitch. Quindi adesso lanciamo un bel shout out anche di loro, così andate subito a seguirli. Principessa infamissima, è vero, confermo. E ragazzi belli, che altro dire? Allora, parlando di Dune, tornando un attimo sull'argomento Dune, avete già detto quello che ne pensate voi? Non, no, non ancora. Volevo dire che per me è pazzesco invece. Ti È è bellissimo, piaciuto? mi ha lasciato veramente estasiato. Dialoghi pochi ma ben studiati, anche con un, diciamo, un timbro piuttosto aulico, ben fatti come piace a me, molto evocativi. Così come le immagini, i suoni. Devo dire che sono rimasto a bocca aperta per quasi tutto il film. Bellissimo, bellissimo. Me lo riguarderei subito. Anch'io all'inizio devo dire, prima di entrare, avevo qualche remora. Ho detto, cazzo, non voglio che sia l'ennesimo Star Wars. Proprio un Dune che non dovrebbe esserlo. E invece, dal primo fotogramma mi ha rapito. È una scena dietro l'altra sempre più bella, è pazzesco. Me lo sono visto 2 volte al cinema. E rappresenta proprio la fantascienza di cui si sentiva la mancanza. Non è hard sci-fi, chiaramente, è tipo sempre low sci-fi, però ha una punta fantasy notevole, quella fantascienza, fantascienza politica a fumetti franco-belga. Sembra di vedere il metallo urlante, che se nessuno l'ha mai letto, consiglio di recuperare qualche storia di Moebius o altri scrittori del genere. È pazzesco. Veramente bello. E tra l'altro Jack ha provato il GDR, ha detto che è fighissimo, quindi ce lo aspettiamo, visto che l'ha anche comprato, ci aspettiamo una one shot. Cazzo. E ho sentito che si possono creare le proprie casate. Sì, Ah, è stato. esatto. È stato un film che ha creato una grossa scissione, però. A chi è piaciuto moltissimo e a chi no. Ma no, il GDR lo voglio troppo provare. Cazzo. Magari, perché no? Magari potremmo fare anche una giocata su Common Master. Aprire una giocata al pubblico quando Jack potrà, ovviamente. Vai, vai. E poi scusate, io non so se c'è qualche ammalato come me di Warhammer 40.000 nello specifico. Si sente tutta l'influenza che questo film, questa storia Dune ha su Warhammer. E io, essendo impallinato, già mi piace Dune. Ero lì, capito, in una bolla di comfort e bellezza durante tutto il tempo. È stato veramente estasiante. Secondo me, alla fine, la parte pregi tecnici, diciamo, scenografici e le scelte che hanno preso, anche la trama è bella. Comunque ci arriva dalla moglie di Minea, metallo urlante, vabbè, me la segno. Anzi, vabbè, mo vi seguo pure io. Niente, scusate, oggi non riesco a leggere. Scusate. Ma scusa, non ho capito che ha detto. Adesso sto cercando Esatto, di esatto. leggere. Le leggi, leggi, leggilo tu, che io sono cottissimo già da ieri. È che io non ho. Aspettate un secondo, noto che mi parla e ha il microfono mutato. Ah, stavo dicendo grazie mille. Stavo dicendo Incal, Jodorowsky, la casta dei Metabaroni. Cioè, ce n'è di roba che consiglio assolutamente. La casta dei Metabaroni, ragazzi, se vi è piaciuto visivamente Dune, andate a recuperarvi la casta dei Metabaroni adesso. È un fumetto della Madonna, scritto da Jodorowsky e visivamente è una roba pazzesca, ok? E la trama. Allora, considerate che, senza fare spoiler, ok? La casta dei Metabaroni parla di questa casta di Metabaroni, appunto, che sono guerrieri, i guerrieri più forti dell'universo. E
sono uno per generazione. Per passare alla generazione successiva, il figlio deve uccidere il padre e ogni generazione, ogni singolo metabarone ha un problema insuperabile, invalicabile, che deve riuscire a risolvere prima di morire. E ci sono dei problemi e delle situazioni che devono superare, dici vabbè, no, non è possibile, come cazzo farà? Eppure recuperatevelo e andatevelo a leggere, perché è il prequel dell'Incal, è uno dei prequel dell'Incal e lo consiglio tantissimo. Up. Io rimango sempre colpitissimo da queste informazioni, perché porca miseria, non le conosco, quindi devo segnarmele pure io. Io ho fatto una vita a cazzeggiare e a fare uso di cose che non dovevo fare, quindi ci sta che adesso recuperi tu, spero non della seconda cosa, ma solo di cazzeggiare. Comunque, come ho scritto in chat, Emi è un pozzo di conoscenza di roba fighissima. Invece di segnarvi la roba da seguire, da leggere, segnatevi Emi. Troppo gentile. Vabbè, ma poi sono le robe che porto nelle mie sessioni. Cioè, molto spesso è da lì che prendo ispirazione. Assolutamente. Cioè, se voi vi guardate Void Inside, la campagna di Cyberpunk che abbiamo portato, c'è dentro Ghost in the Shell, c'è dentro Cowboy Bebop, c'è dentro un sacco di roba che mi colpisce, chiaramente. Ma infatti guarda che io, quando ho provato a pensare alla campagna da scrivere di Cyberpunk, che non ho ancora scritto naturalmente, però ho avuto finalmente le idee. Inizialmente ho dovuto fare i conti con l'esperienza di Emi, perché ho detto, cazzo, Emi fa delle cose troppo fighe, adesso io mi devo impegnare. E tutte, praticamente ho dovuto scartare un discreto numero di idee, perché dicevo, no, questa è una stronzata, no, questa è troppo banale, no. Perché rispetto al livello che fa lui, non teneva il passo. Vabbè. È vero, eh. Vai, vai tranquillo. Il segreto, secondo me, di Cyberpunk è anche avere dei PG molto interessanti a cui narrare. E cazzo, cioè, avete portato dei PG uno più schizzato dell'altro. Cioè, devo solo mettervi in una situazione di merda, il resto l'avete fatto voi. Poi è normale prendere spunto da altre cose quando si scrive una storia per una giocata GDR. Non è solo normale, è legittimo, cazzo. Cioè, è la regola. E io aggiungo la seconda sacra regola per masterare, è capire come vogliono giocare i tuoi player e dargli quello che vogliono con le giuste sfide. Cioè, questa è la seconda sacra regola. Cioè, queste due e portate delle avventure della Madonna. Ma sai che sono molto d'accordo, e ci ho pensato fatalità poco fa, perché, e adesso vi spiego il trip mentale che mi è partito. Praticamente su Netflix hanno rimesso Sword Art Online, non so se lo conoscete. Sì, lo conosciamo. Che peraltro mi è piaciuto un frego. Anche a me. Già, mi è piaciuto tantissimo la prima volta. Guarda, lei mi si è già triggerato. Mamma mia. Guarda. No, allora in realtà c'ha dei momenti un po' cringe, però in realtà l'idea è bello. No. No, a me è piaciuto comunque, no. Cioè, riconosco. Però a me è piaciuto. E niente, e proprio lì pensavo, guarda, l'idea, no, di avere il personaggio in un videogioco in particolare che è forte, praticamente il gusto di avere il personaggio più forte degli altri per fare gli sboroni. Anche nei giochi di ruolo questo c'è e non c'è, ma per farlo in realtà basta pensare a quanto è importante in effetti la possibilità che il tuo PG muoia. Nel senso, se
pensi a un D&D, no? Dove il personaggio raggiunge livelli più alti, se non se non fosse stato comunque anche a posto eliminarteli i personaggi. Sì, io parlavo anche dal punto di vista narrativo, cioè se un soprattutto da un punto di vista narrativo, cioè se qualcuno in un background ti dice non trovo più la mia fidanzata da un anno perché è sparita del nulla, ok, è importante, cioè non puoi ignorare una cosa del genere. Se qualcuno ti dice ho avuto una vita felice e agiata ma sto cercando l'avventura e nel suo background, non è una cosa che puoi ignorare, devi riuscire a svilupparla e a dargli la possibilità di caratterizzare il suo personaggio. Come, che ne so, mi sono morti i genitori e voglio tornare con una maschera e vendicarli. Il conte di Mentecristo, ok? Un like, wannabe. Cioè, sono sviluppi importanti perché ogni giocatore è protagonista. Ricordatevelo, da master è importantissimo. E quindi, essendo protagonisti, devono avere uno sviluppo. Sono d'accordissimo. Solo un secondo, salutiamo Nebbia e moglie. Dice ragazzi buona live, noi partiamo con la sessione 4 del cuore della foresta. Super buon gioco, belli. Yeah. Grandi. Buona partita allora. Grandi, belli. Buona partita. Anzi, ok, recuperiamoci un po' di commenti. No, no, cosa dico? Scusate, io stasera davvero non ci sono con la testa, è Nebbia, non Minea. Ah. Beh, infatti è The Witcher Scilla, no? Sì. Scilla, madonna, ma anch'io. Ma dove cazzo sono stasera? Sì, Scilla, l'ho detto giusto. Tra l'altro è il nome di una Max, quindi top. Oddio, senti, no, adesso io voglio sapere perché i genitori di questa ragazza gli hanno dato il nome di un mostro marino. Perché non era solo un mostro marino, era anche una principessa greca. Ma principalmente un mostro marino. Non solo. Ma lei era... Ciao Scilla, se ci segui. No. Oh no. No, non era un mostro marino. Era un mostro di donna. Solo quando litigavamo. Era un mara mostrino. Cercava di inghiottire le navi che passavano vicine. Wow, beh, almeno non se la prendeva con te. No, infatti. Comunque, vorrei far notare che inghiottire le navi non vuol dire divorarle e non vuol dire neanche mangiarle, perché per inghiottire tu devi in un boccone prendere qualcosa e buttarlo giù. Quindi no, Manuel, ti prego, non iniziamo questo discorso e passiamo a un altro argomento. Allora, vediamo la hai paura, Amy? Il prossimo libro sarebbe il prossimo argomento sarebbe Bondage My Cliss Race Wildcall. Ma non è vero, ma hai travisato quello che stavo dicendo, Amy. No, serio. Ragazzi, il vostro alcolico preferito? Alcolico? Sì. Cioè, quella cosa che se siete da soli bevete perché vi piace. Il vino rosso. Birra per forza. Il mercurio cromo. Mercurio cromo approvo. Player Lei rilancia con rum. Bello, bello. E sai anche il rum perché è bello? Perché puoi abbinarlo con le cose più impensabili ed è buono. Anche con il tè io consiglio. Però ci sono state delle sere, tipo, ma soprattutto in questo periodo in cui sono tornato a casa e quando aprivo il frigo e non trovavo la birra, proprio mi veniva un nervoso. Avrei spaccato tutto. No, io lo bevo liscio. Minchia. Isaac, oh, ciao Chad, ciao Dem. Andate a seguire Isaac sul suo profilo Instagram. Domanda. Scusa, vai pure. È un music producer, come dice il suo nome su Twitch, ed è un artista. È un artista e lo trovate anche come Damian Artist e dipinge dei quadri della Madonna. Tutti a tema alieni. Molto belli. BRB. Montenegro con due cubetti di ghiaccio e una foglia di salvia. Vabbè, ma tu sei un intenditore. Rum, arancia e caffè macinato.
Questo me la segno. Mentre il player layer lo beve liscio. Cazzo, il rum liscio mi piace anche a me, però deve essere buono. Se no, liscio bevo la vodka. Sono un ragazzo da vodka, non ci posso fare nulla. Chiaramente vodka buona, però cazzo, con un pelo di pepe sopra è la morte. E cos'è successo in quelle cam? Nulla. Cosa è successo? È che si sente male il microfono di mano e sto cercando di capire perché si sente male. Ci sta. Lo sentite male? No. Io neanche. Io adesso vado ad allontanare le M&M's da me stesso e a prendermi un bicchiere d'acqua. Scusa. E me ne porti un po', per favore. Ci sta. No, sono un bicchiere. Io quasi quasi istituirei il pub della carbonara per citare Dario Moccia e fare un pub dove ci troviamo a parlare di cazzo stronzate, ognuno con una birretta o qualcosa del genere. Cosa paga lui? Ah, chiaro, chiaro. Cioè qua a carbonara la situazione economica non va bene. No, bisogna, no, ciascuno di noi. Esatto, ciascuno di noi si porta la propria birra in live e ne parliamo in live con la chat. Scusate, adesso mi sentite meglio o peggio? Peggio, ti si sente poco. No, più. Ti si sente poco, ma la qualità è migliore. Aspetta che ti adesso alzo. Adesso com'è? C'è un fischietto. Un fischietto, ok. Torna come era prima. Ora, così com'è? Buono. Fantastico. Perché il microfono era spento. Ah, ecco, la vodka faccio più fatica. Ma guarda, ti dirò, se è buona, adesso ne prendo una buona e alzo la webcam perché sono in mutande. No! Aspetta, sei in mutande o mutandine? Mutandine, scusate. Ecco, cioè, scusate, ma sono cose importanti queste. Perché al fine di garantire una live di qualità. Eh sì, perché se no non potete immaginarlo correttamente. Esatto. Un'altra cosa, e avete anche un fidget spinner per caso portata di mano? Manuel! A portata di Manuel? Ah. Ecco, non mi hanno sponsorizzato, ma se vogliono accetto di berne una intera in live. Wow, ok. Grey Goose è un'ottima vodka, veramente buona. Allora adesso vi racconto questa. A me, per esempio, Belly Boxer del Nintendo 64. Ah. A me la vodka, per esempio, è una di quelle poche cose, pochi alcolici, superalcolici, che non piacciono tanto, invece. E, però, un anno sono andato in Russia, con i miei, e a un certo punto siamo andati in un ristorante abbastanza buono, dove in effetti, come diciamo, dessert, tra le varie cose ti potevi ordinare una vodka di un certo livello. E devo dire che, porca miseria, lì ho proprio capito la differenza tra bere una roba di qualità e la merda secca. Cioè, quella lì era, persino io, che non la gradisco particolarmente, ho potuto dire, porca miseria, che buona che è. Ci il credo. Giorno dopo, invece, siamo andati in un altro posto, molto più così alla mano, ne ho presa una anche lì e vi assicuro che era come bersi il fango. Cioè, cazzo, ma va, ma così tanta differenza? Sì. Allucinante. Pensa tu. No, beh, è così, ragazzi. Cioè, poi, secondo me, la differenza la iniziamo a notare con una certa età. Nel senso, non che siamo vecchi, ma oddio, da ragazzini, quando bevevamo le peggio porcherie. Cioè, io ricordo che bevevo delle cose. Allora, c'erano delle feste che facevano con degli amici in cui i festeggiati dei compleanni giravano con un pentolino e ovunque andassero avevano questo pentolino e veniva riempito con quello che voleva la gente e dovevano poi berselo piano piano lungo la serata.
e a volte venivano riempiti con delle merde apposta per caricare a merda quello che uno beveva, che cioè stavi, cioè se io oggi faccio una roba del genere vado in coma farmacologico, mi No, ma rivedete. aspetta, scusa, no, chiarisci un punto. Facevano un pentolino e mischiavano, per esempio, vodka, birra, Sì, no, tu giravi con vino. questo pentolino e i tuoi amici ci mettevano quel cazzo che volevano dentro. Quindi tipo tu avevi il Oddio, vino e loro ti ok. mettevano dentro la birra del Ma discount, per chi non è insieme. veneto, questo succedeva quando avevamo 15 anni. Ok. Oh mio Come Dio. quando alle festine praticamente c'era la Keglevic. Ma c'è ancora la È Keglevic. vero, è vero. Che schifo Porco era. Dio. Ma ragazzi, ma quanto cazzo bevavamo da ragazzi? Ma guarda che in Veneto c'è davvero un problema. Perché io mi ricordo comi etilici come se fosse la Sì, è vero. normalità. C'è gente che sveniva per l'alcol in case senza genitori, ovviamente, perché c'era la casa libera. Sì, ma più di una volta qualche ultimo dell'anno hanno chiamato l'ambulanza. Sì. Comunque Ma va? sì. Persino alle sì. feste in cui andavo io che erano abbastanza normali, cioè, No, ma a qualcuno non quell'età era. pure io erano normali le feste, è tranquillo. Sono diventate hardcore tra i 18 e i 22 anni. Beh, No, vabbè. e una volta ne avevo fatta a casa mia una festa dove in realtà è andato tutto molto bene, però mi ricordo sta Keglevic alla pesca che mi è venuto poi il rifiuto. Ogni volta che sentivo quell'odore lì, mi veniva a vomitare, ma anche da sobrio. Cioè, non riuscivo più a sentire l'odore di quella roba lì. Uè, ma grazie, player, lei si è abbonato. Che ovviamente avete sentito tutti il verso. E Grazie. rilancio lo shoutout comunque perché è di dovere. Chiaramente. Grazie mille, ragazzi. Ci sostenete. Sostenete il nostro progetto. E stiamo facendo una community in realtà, anche tra canali. E la cosa mi piace perché c'è giro di gioco di ruolo. E ho visto che Max è entrato sul server di The Witcher Shyla e sono molto contento. Cioè, iniziamo a distribuirci, a capire che dobbiamo fare community, perché comunque la qualità aumenta se ci sosteniamo l'uno con l'altro. Ma ho visto che sei abbonato, Player Lair, non mi ero Eh manco accorto. sì. Grandissimo cazzo. Grazie bello, grazie mille. Ragazzi, se volete qualche volta unirvi ai talk, vero? Come volete, assolutamente. Vuoi fare un salto adesso? C'è nessun problema? Basta che non ti si inquadrino i boxer per le norme di Twitch. Per il resto puoi venire. O le Si chiamano mutandine. mutandine, esatto. Mutandine. Tanto ho la scena con 5 finestre già attiva. Pronta lì. Clic e via. Cioè, capito, io ti ho invitato, non avevo neanche chiesto se c'era la grafica pronta, ma c'era già, cioè C'era già. proprio Big qua. brain. Big brain. Comunque, Ragazzuoni. voi avete avuto un'adolescenza molto migliore della mia, che noi giù non facevamo queste cose. Tutti ubriachi a 15 anni, cose assurde. Cioè, giù ci si sparava a vicenda, ma non questo. Perché, ripetiamo per chi non lo Cioè. sapesse, Ila è della Calafrica. Come Eh si sì, dice da sono queste parti, calabrese. calabrese, quindi Già. sanguinaccio e fuochi d'artificio. E Nduja. Nduja. Nduja fortissimo. Ragazzi, vi Comunque. ringrazio. Vai sereno anche la prossima volta, assolutamente. E qual è la tua infanzia tipica? Scusa, Ila, sono curioso. La mia infanzia tipica, aspetta, infanzia Cioè, quindi perché dai. cioè la festa che non ci sono i genitori si fa festa. Cosa si faceva? Si andava tutti in spiaggia perché avevo il mare a 2 km di distanza, Vabbè, sti quindi cazzi, quindi. esatto. E andavamo tutti in Vabbè. spiaggia con casse di birra, sì, per chi era più con la puzza sotto al naso, ecco, diciamo.
e chi invece era una persona normale aveva il vinello fatto in casa, ma non una boccia, fai 2 litri, no, tipo 10 litri, un barile. Il vino che qua viene chiamato il vino dei baccani. Penso che sia quello, sì. Ma mi fido comunque. E si accendeva il falò, si faceva il falò in spiaggia e si arrostivano le costine, si mangiava il salame, facevamo il pane ripieno anche. Che lusso, cazzo. Sì, comunque veramente, il pane ripieno deve essere qualcosa che va impresso nella mente di tutti e va condiviso. Il pane ripieno è il pane calabro, quindi quello con la crosta, quello vero, non come quelle schifezze che si propinano qua a Verona, che dopo 10 minuti è duro. Pane che ti dura 2 settimane, quel pane si svuotava di tutta la mollica facendo un buco sulla parte superiore, tipo, e si riempiva impossible. esatto e si riempiva di peperoni e nduja, scusate, peperoni e nduja. Esatto, ed era una cosa fantastica, e tu mangiavi una fettina alla fine di crosta con peperonata e nduja, e dopo di quella potevi morire tranquillo. Ci sta, è una cosa buonissima. È buonissimo. E bevevi anche tipo 6 litri di vino e non li sentivi. Allora, beh, direi. Player, io la prima sbronza potente è stata a 18 anni poco compiuti. Il mio amico è stato fermato dalla polizia perché era saltato con gli anfibi su una macchina. Adesso ti racconterò qual è la mia prima sbronza potente. Vai. Allora, età 16 anni. Era la festa di compleanno di mio compagno di classe. E aveva una casetta poco distante da dove vivo ora, sulla collina. Andiamo, lui è di famiglia ricca, quindi era una delle dépendance che aveva in giro per Verona, ok? Ed era solo nostra. Quindi immaginate una roba come 50 ragazzini, ok? Senza genitori, in un posto del genere. Alcol a iosa. Io non avevo mangiato un cazzo, avevo mangiato solo delle ciliegie perché era estate e c'erano un sacco di ciliegie. E avevo bevuto vodka come se non fosse... non ci fosse stato un futuro, perché era un, okay, un brutto periodo anche per me. Sta a fatto che arrivano dei ragazzi in villa che iniziano, si imbucano, rubano i regali, spaccano i mobili, tirano fuori i coltelli. Cosa succede? Finiamo anche sull'Arena, tra l'altro, che è il giornale locale della nostra città, che ci chiudiamo dentro una stanza. Esatto, frutta e alcol è la peggiore cosa. E io mi ricordo che avevo preso il festeggiato, perché era sbronzo, o anche io ero sbronzo, l'avevo messo in spalle, apro il bagno, vomito di getto, aprendo semplicemente la porta del bagno, ciliegie e vodka, chiudo la porta del bagno e me ne esco fuori con il festeggiato ancora in groppa, con un po' presente la bavetta di vomito, e quella scena rimarrà per sempre impressa dentro i miei occhi, perché mentre scappavo col tizio in groppa c'era la sua ragazza che mi guardava e fa: ma stai bene? Sì, andiamocene. Ma scusa, i tizi con i coltelli poi che abbiamo chiamato la polizia dopo che ce ne siamo andati, siamo tornati e c'era, ragazzi, a questi hanno preso le cose, le hanno spaccate addosso ai muri. C'era un vasetto di Nutella incollato su uno dei tetti. C'erano delle bestie che mi chiedevo come cazzo ci facessero ad essere sulle pareti. Alcol ovunque sparso, il mio vomito in bagno. È questi stato... da dove cazzo sono venuti, scusa? Erano degli imbucati che avevano saputo di questa festa in villa, che questo aveva soldi, ed erano venuti lì a fare gli spacconi, a rubare i regali sostanzialmente. Comunque succedeva, sta roba. Siamo finiti sull'Arena anche, ripeto, e l'articolo si chiamava un vasetto di Nutella sul tetto. No, Arancia Meccanica a Verona. Paccati. Sì, perché sembrava una scena del genere. Miseria. Cioè, sì, sì. Adesso che siamo in tema, possiamo sentire la storia della sangria, Andre? Ti prego. È una delle mie storie preferite, la storia della sangria. Ok.
è una delle tante storie di mia nonna, praticamente, perché mia nonna è un personaggio che è mitologico. Va bene, se volete ve la racconto. Vai, io mi prendo Sì, dell'acqua. sì. Vabbè, allora in pratica spesso e volentieri organizzavo il Capodanno, sì, il Capodanno a casa di mia nonna che era tutta contenta, mi dava il suo appartamento e mi diceva: "Toh, fai quello che vuoi, io torno più tardi, vai". E avevo questo gruppetto di amici, li invitavo lì. Ognuno poi si organizzava, si faceva. E in pratica io mi ero messo in mente da lì a qualche anno, da qualche anno, di fare sta sangria. E niente, allora vado da mia nonna, la chiamo e dico: "Senti, tu hai gli ingredienti per fare la sangria?". Io convintissimo che lei sapesse perfettamente come fare a fare la sangria. Ma visto che mia nonna pensa sempre di saper tutto, dice sempre di sì. Chiaramente mi fa: "Certo, ma ovviamente sì". Allora io Ma vado per tutto tranquillo. forza, ma Ma per forza. chiaramente. Sì, ma è così su qualunque argomento, Ma la qualunque. chiamava come chiamerebbe un veneto, la sangria. La sangria, esatto. Guarda, qualunque cosa tu le chieda, lei la sa, eh. Ecco, è convinta di saperlo, cioè, Grandissima. sempre, sempre. Al che praticamente vado da lei e dico: "Bene, facciamo la sangria. Mi servirebbe il vino rosso". E lei mi tira fuori due bottiglie diverse, naturalmente, di vino potentissimo, tra l'altro. Che quindi già lì io, va bene, Tipo vabbè, sei comunque. amarone ripasso. Ma sì, Sì, due sangria con l'amarone cannonate. ripasso, nonna. Sì, ma due bombe così. E io verso, tranqui. Poi dico: "Senti, frutta, non so, mi servirebbero tipo le pesche, un po' di mele e un po' di arancia, tutto lì". E lei mi fa: "No, non ce l'ho, però se vuoi ho i kiwi". Ma che cazzo? Che schifo! No, ma aspetta, Le aspetta, Remy. Le fragole? arance c'erano e anche i limoni. E quindi io: "Ma sei sicura i kiwi, Li vuoi nonna? quei kiwi? Quei kiwi? Ma sei sicura?" Io le dico: "Ma sì, è frutta, è uguale, no?". Vabbè, oh, se lo dici te. E taglia sti kiwi e ste fragole, butta dentro tutto e Ma stai già lì. è la sangria della mia giovinezza. E ci mette dentro i kiwi. E già lì si stava creando una schiumetta sospetta. E comunque, dopo ficco lo zucchero che c'era e poi dico: "Guarda, adesso servirebbe il gin da buttare dentro. Tu ce l'hai?". Fa: "Gin, prova a vedere". "No, guarda, non c'è". "Beh, toh". E io prendo e mi ha dato la vodka al limone. Oddio. "Ma la vodka al limone?". Dico: "No, ma sì, è Ma tutto che uguale". cazzo è la vodka al limone? Fa Ma che sempre peggio. merda! Ma esiste davvero? Sì, e si evoca un Proprio antico, vodka al dice. limone o limoncino, una roba Esatto, così. si evoca un antico. Dice Sì, ma Player più o Layer. meno. Ma è tipo il limoncino, probabilmente. Sì, tipo una roba schifosa comunque, ma tra l'altro lì in casa di mia nonna quasi tutto è scaduto, sappiatelo. Come la casa di qualsiasi nonna, probabilmente. Quasi tutto è scaduto. E praticamente niente, metto sta roba, poi boh, sarebbe finita. "Bravo, sì, mettila, mettici questo sopra, ficcala in frigo e ciao, ci vediamo dopo". Bene. Parte la festa, tutto quanto. C'erano 20-30 persone. Anche dico: "Fermi tutti adesso! Tiro fuori la sangria!". E porto sta roba in tavola, tutti a grandissime aspettative. Io apro, dico: "Però prima l'assaggio io". "Bene!". L'ho presa. Che merda.
merda. E l'ho buttata tutta nel water. Che merda totale, ragazzi. Sì, sì, era, era una roba veramente... Sì, sì, a mo' di pentolino. Sì, una merda incredibile. Una merda incredibile. Ho dato un'occhiata all'articolo che mi ha postato su Twitch. L'articolo è proprio quel giorno lì, cosa è successo? Bellissimo, tipo si sono presi 6 mesi di carcere. Sì, sì, ma è stata una roba seria, eh. Cioè, quelli sono arrivati con i coltelli, vero? Okay. Cioè, e una aveva anche un figlio, da qui che so, quindi... Cioè, erano proprio dei matti totali, erano i serpenti del tunnel. I serpenti del tunnel. Serio? Sì, vai tranquillo, player lei. Adesso voglio vedere i nomi, magari conosco. Non penso che ci siano i nomi. Ci no. Sono le iniziali puntate, l'età e da dove vengono. Chissà, magari tuo padre a quei tempi ha fatto qualche denuncetta. Ah no, ma no, vabbè. No, no, questi non erano... Perché c'era, diciamo che... Quando ero io al liceo c'era sempre il gruppetto degli scalmanati, ma del centro anche, che si imbucavano alle feste del centro e facevano casino. Cioè, di quella che non frequentavo mai, chiamata Verona Bene, però fatalità l'unica volta che l'ho frequentata mi sono scottato. Sì, sì, ma purtroppo è vero. Poi tra l'altro quelli lì in metà sono poi diventati dei degni professionisti, magari l'altra metà invece è sparita. Non sa dove siano. Boh. Qualche baretto. No, no, secondo me o hanno cambiato città o... Ah, proprio... Sono morti. Si sono uniti... Vabbè, ci sta. Comunque abbiamo affrontato anche il tema... Aspetta, in realtà c'è una persona che non ha detto ancora nulla sul tema alcol. Manuel. Ilaria? No, Ilaria ha raccontato le sue feste in Calabria. Come allora, erano... io non reggo l'alcol, lo sapete tutti benissimo. Sì. In modo imbarazzante. Sì, lo e so. Io ne facevo gran vanto. Ti ricordo la festa di matrimonio. No. Facevo gran vanto. Ma dici perché... quella recente o quella dell'anno scorso? Quella recente. Oh, no. Quella dell'anno quella scorso recente. Non ricordo un cazzo io. No, guarda che lui pure, non è che... Ma per la stanchezza. No. Io volati che al mio matrimonio la sera sono tornato a casa e una stanchezza così grande non l'ho mai sentita in tutta la mia vita, credo. Il peso del coniugalesimo. No, è che ci sono tutte emozioni in gioco. Cioè, è tanto forte come giornata, ma capiterà anche voi, se capiterà, insomma, vedrete che è così. Cioè, arrivi alla sera che hai troppe emozioni, troppi input emotivi. Sei stravolto. Bello però, no? Sì, no, guarda che è stata una giornata che ricorderò, per quel che ricordo, con molto piacere, assolutamente. Per quel che ricordo. No, ricordo le parti salienti, dai. Ricordo come ho... di essere andato in comune, non sono sicuro. Che mi poi... ha scoperto, che mi ha sposato Charlie Veronetta, che chi non conosce Charlie Veronetta è un'istituzione, è, diciamo che è la queer reginetta di tutta Verona. Quindi è un personaggio allucinante e lo adoro. E, poi ho fatto la serenata, come avevo detto, a Player Layer, anche nella loro live, a mia moglie. Ho suonato con un gruppo di miei amici, in realtà abbiamo fatto una sala prove pubblica più che suonato. Abbiamo urlato più che cantato, però è stato molto figo. E la sera abbiamo fatto una festone allucinante. È stato bello. Comunque non voglio lasciarvi il mistero, io reggevo stra poco l'alcol e me ne andavo in giro per lo più con Emi. Eh sì, da ragazzini. E c'era un posto bellissimo che serviva un bicchiere di un litro di birra con immerso all'interno un calice di vino. Di Porto. La Sciaffa. Bravissimo.
si chiama lo schiaffo, o meglio la schiaffa, per essere direttamente tradotto. Ma era un boccalone, cioè era un bel boccalone, credo da un paio di litri anche. Ah sì sì. Sì sì, con dentro. Che ne faceva uno, eh. No, secondo me erano un paio di litri con dentro il bicchierino di porto che scendeva e vedevi il rosso in fondo. Bellissimo. E allora cosa facevamo? Tiravo fuori il bicchiere e lo davo a Amy, quello di vino. E mi mischio birra. E allora per me la serata era finita, ma anche la settimana, fai. Io mi ricordo tantissime cose in quel periodo. E niente, quindi... Per lo più non mi ricordo quasi niente, però quello che ricordo preferirei non ricordarlo, ecco. Sì, tipo? Ma poi... Boh, io sono una persona molto molesta anche da sobria, quindi più che altro... Guarda che ci sono delle volte allucinanti, tipo c'è stato il matrimonio di mio zio e quindi eravamo tutti in Calabria. E gli continuavano a riempire. A un certo punto non l'abbiamo più visto, Manuel. Scomparso. Non lo trovavamo da nessuna parte. Mio padre dice, ma in macchina? Ma è andato da qualche parte? Lo cerchiamo fuori. Era in un posto in riva al mare, quindi puoi vedere che si è annegato. Dov'è? Ed era seduto in bagno, nel bagno degli uomini, seduto. Lì per terra. E ma questo quando cazzo è successo? Ma tu ti ricordi come sei tornato a casa? Aspetta, perché non è finita qui. Mio padre entra nel bagno degli uomini, lo trova seduto e gli fa: Manuel, e che fai qui? E Manuel gli fa: ciao Paolo. E si alza. Basta. Finisce così. Si siede al tavolo, intanto arriva il cibo, che come sempre è infinito nei matrimoni calabresi, e... Ed era anche tipo le 2 di notte, qualcosa del genere. E ci giriamo, dopo un po' e non lo rivediamo di nuovo. Ah, ma era quella sera dove stavano rubando il supermercato, sì, davanti? Sì, era quella. Ma cosa? Sì, perché c'era questo posto in riva al mare, ma di fronte c'era anche una Conad, qualcosa del genere. E c'era gente con i carrelli che entrava e rubava le robe e usciva. Ma sì, perché? Facevano... tipo catena umana attraverso una finestra. E io sì, ho detto, ma cosa sta succedendo? E mi hanno detto, ma sì, stai tranquillo, dai. Ok. Comunque, di nuovo, scompare per la seconda volta, non ci siamo dati peso di cercarlo, tanto se fosse morto qualcuno lo avrebbe trovato. Purtroppo è vero. Alle 3:30 di mattino andiamo verso la macchina e lo troviamo steso dietro, che russa, senza pantaloni. Perché? Senza pantaloni. Eri senza pantaloni perché ti stringevano, ti ricordi? Bellissimo, ha senso. Cacchio, è vero. Te lo sei ricordato? Ma io ho dei ricordi, cioè con Manu abbiamo fatto delle robe fuori di testa quando eravamo ragazzini. Una volta siamo ubriacati con degli zingari. E non, cioè, dico, cioè, proprio rom, insomma. E abbiamo passato la serata con loro. E è stata una serata allucinante. Non mi ricordo neanche perché. So che li hai conosciuti tu in qualche modo, probabilmente eri ubriaco. Ma in realtà noi non ci siamo mai chiesto tanto il perché di quello che facevamo. È Io vero. Lo proponevo e tu dicevi di sì o il contrario. È vero. Finivamo in delle situazioni allucinanti. Era bellissimo. Che tra Mamma l'altro, mia. La sera che ci siamo conosciuti io e Manu, c'era anche Amy. È vero? E io Mamma ti stavo mia. Sul cazzo perché ti scroccavo sempre le sigarette. No, questo ancora non è cambiato. Beh. No, non scherzo. Ho smesso di fumare, grazie a Dio. Ma quella in stessa... effetti mi turba questa cosa, Comunque, Andre, quella stessa sera, oltre alle sigarette, sono frizzato? No, ho visto okay. Una strana presenza dietro a Ila a un certo punto. Ah! Ti giuro. Ragazzi, no, cioè... serio, dai, mi fai cagare addosso. Vai, dai. Clippa. Clippate.
Ho visto un volto. Ti giuro. Ecco, adesso cambio casa. Non mi fa clippare. Clippate, Amy, clippa tu. Vado, clippo subito. Beh, vabbè, mentre aspettiamo la clip delle presenze. Volevo dirti, Andre. Che cazzo si clippa? Che gli hanno anche mangiato metà della pizza mentre io ci provavo spudoratamente con lei. Con il tipo che doveva filarmi, che in realtà mi ha chiesto di uscire lui e mi ha mangiato metà pizza ed è stato zitto tutto il tempo anche. E per forza la bocca piena. Maledetto. Un gatto. Mamma che bello. Wow. Beh, poi ci sarà la replica della live e ti farò vedere. Nel frattempo, oh mio Dio. Vado a fare un piccolo check presenze. Sì, ti prego. Nel frattempo cambiamo argomento, ragazzi, abbiamo parlato troppo delle nostre miserie e quindi va cambiato. Programmi per il futuro. Allora, ragazzi, Carbonara ha tanti programmi per il futuro. Il primo è ricominciare Simbarum e continuare da dove ci eravamo fermati, con un time skip notevole, di cui si occuperà ovviamente Andre, e vedremo come risolvere la cosa. Assolutamente sì. Poi, di che si parla? Dei prossimi futuri programmi. E poi, oltre a Simbarum, ci sarà anche Lost Mine of Thunderver da continuare con il Master Jack, e anche lì si vedrà, insomma, come fare. È in forse, dobbiamo vedere un attimo come realizzarla. Ci sarà una sessione da live. Cosa vuol dire? Che saremo tutti in presenza al tavolo e verrà registrata una one shot horror in vista anche per Halloween. Vediamo un attimo come organizzarla. E dove farò la regia live, ragazzi. Sono stra emozionato, non vedo l'ora. Sarà fighissimo. E tanto stiamo settando tutto quanto e sarà un format che prima o poi porteremo, perché giocare in presenza è qualcosa che mi manca ed è figo. Dopodiché abbiamo un GDR che stiamo scrivendo. Avete sentito bene, non annuncio niente perché è ancora in fase di scrittura e sarà dato, penso, ai sub in anteprima, un quick start da giocare tra di voi. Ha un setting molto particolare che sto realizzando anche assieme agli altri Carbonara, ma diciamo che è un'idea che mi balenea in testa da un bel po' di tempo. Poi la carboneria, esatto. Poi abbiamo le varie shot che trovate su Common Master e potete giocare con noi sul loro canale, quindi se vi piacciono come masteriamo, se vi piace come giochiamo, potete giocare con noi sul server Discord di Common Master. La prossimo mese, il 4 ottobre, ci sarà una one shot di Ilaria, ok? Che però è già full, quindi dopo 10 minuti tipo che è uscita aveva già 3 giocatori in esubero, 4. Sì? No, è già full due volte, anzi mi hanno contattato oggi, che ti volevo dire, Amy, mi sono dimenticata, per giocarla un altro giorno anche. Assolutamente sì, cazzo. Quindi fare replica. La mia invece ha ancora un posto libero per chi volesse. È una one shot, il Manu, se non troviamo nessun altro la giochi tu. Era un one shot attico di Cyberpunk. Quindi allora la gioco io e Manu Fifo. Che merda! Ma che merda! Legit. No, ma Amy, ti prego, leggi l'incipit. Volevo leggerlo. Volevo comunque leggerla. Ci sta, Andre, perché io ho giocato molto più Cyberpunk di no, te. Sto scherzando. Ma c'è Ila anche in coda, ragazzi. Quindi mancherebbe poi altro, caro. No, ecco, vabbè, quindi ma se vuole giocare Andre, io voglio guardare Charity. No, non c'è Charity, ragazzi. Adesso vi dico anche qualche dettaglio in più, in anteprima. Allora, questa è la sinossi. Si chiama Trauma Report. È una normale notte a Night City. Qualche chiamata di routine. Un corpo in overdose. Una sparatoria giù al Glen.
e problemi con un'estrazione, ovviamente nell'Old City Center. La nostra squadra però stanotte non è ancora uscita. Perché? Purtroppo non siete soli stanotte ad accompagnarvi una giornalista e il suo reporter per un nuovo reality che andrà in onda su NC2. I vostri capi non possono certo mostrare corpo allo sbando in TV. Stanno aspettando qualcosa di tranquillo per farvi uscire e mettere in risalto il trauma team. La notte è ancora lunga e qualcosa nel buio vi attende. Cioè, è fighissima. E in più sa tanto da roba horror, slamate, malattie venere e gomiti che saltano. Sì, stranamente tratterà tutti questi argomenti. Wow! Molto wow. Bene. No, a sto punto ci aggiungo anche che una sarà sicuramente anche mia, di Cine Requie, che sto riprendendo in mano, solo che devo ancora definire troppe cose, quindi non... Sì, sì. Beh, c'è il mese anche di novembre, e andremo avanti con Common Master, assolutamente per molto, anche perché un altro dei progetti che stiamo facendo è di creare un bot per giocare a 7C su Discord, e sto finendo. Lo sto programmando in questi ultimi giorni e devo dire che è venuta fuori una sciccheria totale. Vedremo adesso, magari lo proporrò a Need Games. E ne approfitto per dirvi che Mauri, il Common Master dei Common Master, il Master dei Master, ci ha detto che gli farebbe piacere portarci anche in live una one shot di 7C, che è un gioco che lui porta e in cui è, che gli piace. Adesso vediamo se in live o se la giocheremo magari a un tavolo sul loro server. Però ragazzi, 7C è un gioco narrativo fighissimo e molto bello. È un gioco in cui lui è un master. No, non fa ridere, fa veramente schifo. Io non l'ho capita, spiegamela subito. Che quando sei bravo in qualcosa sei un master, no? No, e allora se lui porta il gioco, è un gioco in cui lui è un master, se lo porta spesso. È un master? No. Sì! Volevo aggiungere una cosa anch'io. Vai. Che visto che credo che il più prolifico in assoluto sia proprio il nostro Manu, penso che abbia tonnellate di avventure scritte inedite, se non ne aggiunge una anche lui, gli mettiamo la panna nella carbonara. Oh, sì. Stiamo calmi. E anche la pancetta. Arriverà anche Manu con cui giocare, assolutamente, ragazzi. Io in realtà sono fermo semplicemente perché mi sto studiando Wrath and Glory. Non fa altro comunque da tipo 20 giorni, eh? Oh, ma amore... Ma è bello, è davvero così bello? È strano. Esatto, è la stessa faccia che io leggendolo. È strano. Lo leggo e ci sono delle cose che... le devo rileggere, perché ero... Poi le rileggo e dico... Ma allora questo cambia totalmente tutto quello che devo fare prima. E allora magari torno indietro, me lo rileggo e dico, cazzo, ma allora gli NPC possono interagire in questo modo se io tratto lo scontro in questa maniera, con questa regola. E poi vado avanti un po', leggo un'altra regola, dico, ma questo cambia tutto ancora, di nuovo. E niente, che è dispersivo. Quindi sto continuando. Ma non è che è dispersivo, è che... Se tu giochi Wrath and Glory, se io mastero Wrath and Glory come mastero The Witcher, esce uno schifo. Però se io mastero Wrath and Glory come nel manuale ci si aspetta che venga masterato, non è così, come si può dire? Non è così scontato. Cioè non è scontato il gioco. Primo tra tutti il fatto che l'iniziativa in gioco è trattata a turni alterni tra il master e il party, ed è il party che sceglie chi dei suoi membri in quel momento agisce. Ma è tanto narrativo come sistema, cioè non capisco.
Bravo, non capisco neanch'io. Infatti sto cercando di capirlo benissimo nelle meccaniche e poi voglio provarlo per gli affari nostri, perché magari. Mi dà, come lo descrivi, mi dà l'impressione di qualcosa che hanno tentato di fare narrativo, ma poi gli hanno dato delle regole. Sì, confermo. Però delle regole che non sono le solite, secondo me. Sono curioso allora. Sono molto curioso anch'io. Dico la verità. Per cui io sono a bomba lì dentro e voglio tanto portarlo. E quindi fin tanto che non lo studio bene, non lo provo, non penso che porterò altro. Certo, certo, capisco bene. Ma sì, ma tanto chi se ne... Cioè, io qua sono in chat con tre master fichissimi che portano roba fichissima, ragazzi, non si sente la mancanza, come avete capito. Cioè, carbonara roleplay vuol dire tutti masterano, pochi cazzi, ma perché secondo me poi diventi un bravo player quando master, diventi un bravo master quando giochi tanto e con tante persone diverse. È anche il motivo per cui vogliamo giocare con voi, venite a giocare, vi prego, con noi. Ci piacerebbe un sacco. No, aspetta, devi rifarla così. Venite a giocare. Venite a giocare con noi immediatamente. E non solo, e noi vogliamo giocare con voi, come è già successo ultimamente sempre su Common Master. Ma io vorrei anche partecipare, quando avrò un po' più tempo nella vita, a qualcosa di The Witcher Shyla. Assolutamente. Tu stai già partecipando a qualcosa di The Witcher Shyla, che non lo sai. Ma quindi Zimil fond. Se sopravvive. E poi scusatemi, l'avventura di Player Layer si svolge 100 anni dopo la vostra. Quindi c'è ancora Zilmifond che cerca di farsi dare dei soldi da qualcuno. E non li accetta. Con i pugni. Vero. Madonna, a te parti uno, ti minaccia un attimo e... Non so, parti subito male. Me la leggo al dito. Io ti invito a riguardare le sessioni e poi a ripetere ti minaccia un attimo. Ma sì, ma cosa gli avrò detto, dai? Infatti, cioè... Tu riguardati le sessioni, vedrai. Gli ho detto sei più facile da menare. È l'unica roba che gli ho detto... Sì, ma Rice l'ha praticamente tenuto sul filo per due sessioni. Era una battuta. No. Vabbè, che diciamo che Jesser, lui gli piace rimanere sul filo. Cioè, non è che fa qualcosa per allontanarsi. Però, insomma, dai, è così. Beh, ragazzi. Comunque, che dire. Sono contento. Perché sto per buttare un'altra chicca ed è l'ultima che butteremo fuori. Io ho una richiesta. Aspetta che faccio quest'ultima annuncio. Ragazzi, voi pensate che The Witcher sia... No, scusate. Voi pensate che Cyberpunk sia finito così? No. Infatti... Stiamo per buttare fuori una serie su Cyberpunk solo su YouTube. È una serie montata, saranno 20, massimo 30 minuti a episodio, di una sessione che stiamo giocando offline di Cyberpunk chiamata Il Leviatano. Figo. E voglio specificare che è una cosa che tengono segreta da un mese... Perché io sento Manu che gioca in casa, ma non so di che cosa sta parlando. E quindi sono lì, oh, ma che cosa è successo? E Manu mi dice, delle robe, vedi, assurde. Sì, cose anche senza senso. E quindi... Tipo, Neon, ma che cazzo fai? E io, cos'è successo? E lui... E continua. Comunque, nessuno può tenere Charity in un angolo. No. Eh no, perché dopo il Leviatano ci sarà il sequel, per forza. E comunque Charity farà meglio a tirare fuori i soldi di Baru e di
di Neon. Tira fuori i soldi. No, non dipende. No, non è Jessert Charity. Ma è vero che tra l'altro quella sera non ne abbiamo più parlato, ma lei non ci ha pagato. No, non vi ha pagato un cazzo quella sera lì. Non ha guadagnato niente, non mi paga un cazzo. Che discorso è? Cioè... Ah. Questo è network marketing da quattro soldi di Night City, eh? Maledetti corp. Ragazzi, si finisce così a fare affari coi corp. E tra l'altro volevo ricordare al nostro magico Emi che c'è un altro annuncio da fare. Una cosa in progress. Ma non so se va annunciata ancora quella. Cioè? Quelle cose che ti ho mandato l'altro giorno. Ah! No, quello arriverà. Non si dice, non ok, si dice. Mistero. Io vi dico solo, tenete d'occhio Cyberpunk lore. Eh sì. Perché non è una serie morta, promesso. No. Annuiamo tutti fuori tempo e clippiamolo. No, basta. No, basta. Non è stato facile. No, per un cazzo. Comunque... Invece io volevo invitare chi ancora ci sta seguendo o recupererà questo video dopo, di anche scrivermi, se volete, in qualche maniera, dei consigli sulle ultime sessioni di Sinerequie, che devo dire, in seguito a varie discussioni con gli altri, secondo me mi stanno aiutando a capire delle cose per migliorare il modo di masterare, che io pensavo già di essere a un livello discreto e invece no. È vero, perché sei migliorare. Sopra, perché sei sopra discreto. Sì, esatto, piano. Vabbè, ragazzi, cioè, ma sia come giocatori che come master non si arriva mai, nel senso c'è sempre qualcosa da migliorare. Assolutamente. Ma è per dire che devo dire, cioè io ero convinto che non avrei avuto particolari problemi. Ecco, guarda, ne approfitto per dire una cosa. Mi hai preso... Cioè, se voi credete di essere il master migliore del mondo, no ragazzi, cioè mettetevela via. Siete dei master, probabilmente alcuni sono anche molto bravi, ma... Cioè... È una cosa, è una cosa così a volte sottile, che bisogna migliorarsi in continuo, cioè non è semplice. Tra l'altro, se qualcuno crede di essere il master migliore del mondo, intanto è un'opinione che hai tu di te stesso o è quello che ti hanno detto i tuoi giocatori? No, perché... ma in entrambi i casi, cioè... Anch'io mi sono sentito dire un milione di volte, ah, sembravo master. Poi mi vado a risentire le sessioni, grazie a Dio abbiamo iniziato a registrarle, e mi cadono le palle su alcune cose, capito? Ma è normale, ma è così. Sì, sì, ma era per dire che certi accorgimenti migliorano tanto, magari neanche chissà cosa, però migliorano tanto il livello di masteraggio e effettivamente è una cosa che mi era un po' sfuggita e che mi sono accorto di dover aumentare o implementare o inserire ex novo proprio giocando adesso, dopo, ed è un pochino comunque che cerco di masterare. Quindi io non ho mai pensato di essere chissà che cosa, però non credevo che avrei potuto, anche solo dopo un paio di sessioni, riconoscere certe cose così, così gravi anche, secondo me. E quindi ben venga. E vi invito a segnalarmi le vostre impressioni, anche voi, diciamo... Non di carbonara. Per messaggio privato, così nessuno le altro le legge e noi sembriamo fichi. Come volete, guarda, mi va bene tutto, tanto per me non è un problema. E così.
memoria le emozioni vissute anche anni dopo. Questo è un buon master. Vero. No, ma sì. Quanta saggezza. Tutta in un riquadro solo. No, sono in 2, 3, 4, 5. Perché mi sta cambiando le grafiche? Avevo anche perché gli stavo facendo delle prove. Perdonatemi. Sono la signora degli spaghetti. Wow. Ragazzi, cioè, è chiaro che non è una cosa in cui si arriva. Molto spesso anche un master è adatto a un gruppo più di un altro. Perché, ripeto, a mio avviso il gioco di ruolo è tanto soggettivo. Ha delle cose oggettive, chiaramente. Però un gioco di ruolo funziona quando tutti si divertono al tavolo. E ci sono dei giocatori che esigono delle cose diverse che il master non propone, ok? Ciao player! Quindi, cioè, se avete dei player che vogliono più azione e sono dei tipi a cui piace solo l'azione, ma siete un master che vuole entrare intanto nella narrativa e non nella narrativa d'azione, cioè, mettetevela via, non gli piaceranno le vostre campagne. È normale, ok? Ed è giusto, è sacrosanto, ognuno ha i propri gusti e grazie a Dio esistono i gusti e ognuno può fare quel cazzo che vuole. Ok. Sì, esatto. Se a uno piace il power player, ecco, quelli che criticano il power player, se a uno piace il power player, ben venga, sono cazzi suoi, si troverà una compagnia in cui faranno tutti i power player, giocheranno così. Ah, ma chi se ne frega? A me non, per esempio, piace a tratti, cioè onestamente mi piace, è un personaggio molto potente, ma lo voglio inserito bene nella sessione, come Eric di Simbarum. Esatto, Eric di Simbarum è immortale, lui è oggettivamente immortale, però quasi. È quasi immortale, però è la persona più sfigata, piena di complessi emotivi che possiate immaginare. E lo gioco come un ragazzino adolescente ed è figo per quello, perché è potentissimo ma è debole in realtà, è la persona più debole che potreste mai incontrare emotivamente parlando. Player fa e io non ho mai masterato, di solito sfruttiamo il povero Ross che è un bravissimo master, però ho una one shot in mente che da un po' vorrei provare. Poi magari non è cosa e ciccia. Guarda, mastera, vai, buttati. Non aver paura. Magari non farlo live se non sei sicuro. Farlo con dei player che giocano, sanno giocare da un sacco e magari ti danno dei però consigli. Registrati. Ecco. Però registrati. Prova a registrarti. Ti aiuta un sacco. Soprattutto se sei abituato a giocare con un master come Ross. Ti registri e metti a confronto il tuo masteraggio magari anche con il suo. Posso dirti, non dire secondo me, ovviamente, che non è cosa. Nel senso, diventerà cosa se sembra, è una banalità naturalmente, ma neanche tanto. Nel senso che non è che nasci predestinato per masterare. No. Se lo vuoi fare, impari. Come assolutamente, come mia moglie... Mia moglie, ci sono dei player che ho incontrato, non avrebbero mai detto che avrebbero masterato qualcosa. Avrebbero sempre detto, ma siccome è molto introversa, non è la persona più espansiva del mondo, e ho sentito dei commenti, secondo me non sa masterare o cose del genere, dei commenti a pelle così. Eppure... Chi è che l'ha detto che lo picchiamo? eppure le sessioni che ha masterato lei, che sono poche, che ho giocato tutte... Sono gran belle, sono delle sessioni che mi porto dentro perché fa quello che dicevo prima, dà ai giocatori quello che vogliono. Mamma mia, sì, devo dire che le sue sessioni le porto nel cuore. Ogni tanto mi sveglio la mattina che sono triste e poi ripenso ai Red Pyramids and Jaguar 2. E... Anime sangue, ragazzi. Anime il gioco sangue. Era Madonna, anime sangue. Che bello, anime sangue. Ragazzi, io vi veramente, cioè, è un consiglio difficile forse anche da spiegare, ma date ai vostri player quello che vogliono. Cercate di capire che tipo di gioco vogliono, che tipo di setting,
cosa si aspettano e come si aspettano di evolvere il proprio personaggio. Perché è lì, cioè il master deve fare quello, piazzargli il path, la strada, per quello che vogliono loro con le giuste sfide. Ed non è vero, tu me l'avevi detto, scusa se ti interrompo Emi, ma è per rinforzare quello che dici, perché in The Witcher ho proprio cercato di fare questo. Io ho tracciato una un'idea di cosa potrebbe succedere, chiaramente con l'idea che poi voi potete fare il cazzo che volete, anche andare tutt'altra parte, ma vi ho fracassato le palle per settimane prima di iniziare su cosa vogliono fare i vostri PG, cosa gli piace, cosa non gli piace, perché lo fanno, perché non lo fanno. Cioè, per me gioco, il parte del gioco e parte del masteraggio è avvenuta settimane prima. Ecco, e smontiamo poi il resto, cazzo, bravo, mi hai dato un'idea, smontiamo alcune campagne che abbiamo portato, così magari diamo anche qualche consiglio a player, non perché siamo sommi saggi, ma perché masteriamo da un po' di tempo, magari qualche consiglio te lo possiamo dare. E, per esempio, voi di Side, ok, la campagna di Cyberpunk, io ho preso i vostri background, che sono stati in realtà lanciati a caso, però come li avete interpretati voi, e ve li ho messi. Cioè, ognuno di voi aveva una sfida. Neon era cercare di capire il proprio passato, e lo sta facendo piano piano. Varu è cercare di salvare, di portare in salvo il proprio, la propria famiglia. E Mana, trovarsi un posto in Night City e ritrovare la propria ragazza. Io ho sempre paura di limitare i giocatori e non avere la risposta pronta a quello che vogliono fare. Allora, ed è per questo, scusami se stasera proprio te lo vai tranquillo. Ed è per questo, player, che tu sarai un bravo master. È per questo, guarda, io ci metto la mano sul fuoco. Il fatto che tu sei preoccupato che i player non si divertano è già un prerequisito per essere un bravo master. Se invece tu dicessi, ma io ho paura che i player vanno fuori strada, o non seguono la mia storia. Cioè, hai capito? Cioè, è sottile, perché tu dici, non li voglio limitare, e un altro dice, non voglio che vadano fuori dalla trama, eppure tu sei un bravo master, l'altro è un pescivendolo, non è un master. Con tutto il rispetto per i pescivendoli, perché a me il pesce piace. Beh, è un gran mestiere. Assolutamente. Salutiamo la Pescara. Comunque, ma la storia si deve costruire intorno a loro. Loro non devono stare sui binari. È vero, è così. È così. Tu crei il setting, scriverai un puttanaio di righe su quello che è successo prima di quando i giocatori hanno iniziato. E poi ti terrai gli appunti di tutte le stronzate che fanno e di come si muove il setting nei loro confronti o a loro insaputa. Cioè, è questo che deve fare il master. Avere idea della storia prima e scrivere la storia adesso assieme ai player. Punto. Cioè, secondo me è questo. Oppure vuoi creare una storia e vuoi che i giocatori ci stiano sopra a tutti i costi? Ci sta. Però, a patto che tu renda così interessante la storia che sia il giocatore in primo luogo che ci vuole andare, e se non ci va, ti bacchetti le mani da solo e lo lasci andare dove cazzo vuole. È sbagliato tu, non lui. Adesso vi dico la mia esperienza con uno dei peggiori master che ho mai avuto. Io? No, scherzo. No, non è nessuno di Carbonara, tranquilli. E vi racconto cosa è successo, perché così capite la frustrazione. Allora, questo master crea una campagna e ci dice, guardate, sarà una campagna lunga, durerà molto probabilmente un anno e mezzo. Ci raccogliamo, diciamo, vabbè, iniziamo. Facciamo i PG, belli strutturati, belli pensati, iniziamo. È un'avventura horror, non investigativa ma survival, ambientato in questo maniero, inizia in questo maniero. E andiamo avanti 3-4 sessioni,
ci prendiamo botte, succedono delle robe orribili, come era giusto e ci aspettavamo che succedesse. Ma moriamo alla quinta sessione. Iniziamo la sesta, perché ci dice che continuava, era impossibile morire. Noi curiosi andiamo alla sesta. Ricominciamo da capo. E dovevamo riruolare, secondo lui, tutto quello fatto fino alla sesta sessione precedente. E le sessioni che giocavamo erano di 6 ore, non di 3, come stiamo facendo adesso sul canale. Quindi noi dovevamo rigiocare 6x6, 36 ore giocate, ok? Riruolarle. Io lo guardo e gli dico, ma sei serio? Cioè, vuoi dirmi che fino alla fine di questa campagna tu pensi che noi dobbiamo ricominciare e rifare tutto da capo? Come... sì. Adesso, di essermi mai incazzato così tanto come in quel momento. Ma è qualcuno che conosciamo? Sì, ma non faccio nomi. Di sicuro. No. Ma, scusa, e se fosse morto solo uno e non tutti? Ricominciava da solo, mentre noi andavamo avanti. Veramente? Domanda, sì. Domanda che arriva dalla chat. Non la leggo perché sto leggendo tutto strano e strafalciato. Ma aveva un senso? Cioè era tipo un loop temporale? No, noi era praticamente nei sogni, eravamo imprigionati in questo maniera. Quindi, quando andavamo a dormire, ci svegliavamo lì e iniziavamo a rollare. Quando eravamo svegli, invece, eravamo imprigionati nella nostra stanza, ok, in cui eravamo andati a dormire, e non trovavamo un modo di uscire. Io avevo provato anche a far esplodere una cosa, non c'ero riuscito. Quindi eravamo proprio imprigionati, non c'era modo di uscire. L'unico modo, avevamo ipotizzato, per uscire era superare questo sogno. Ed eravamo persone sparse in giro per il mondo. L'idea era anche figa, eh. Cioè, concettualmente mi aveva intrigato e probabilmente mi sono incazzato proprio per quello. E ci sono state delle mie richieste anche di altri giocatori, di dirgli, metti dei checkpoint, fai in modo... che vabbè, moriamo quella volta lì, ma ritorniamo con dei malus, fai qualcosa del genere. E lui, piuttosto di fare così, ha detto no, annullo la sessione, cioè non vi faccio una master. Ha detto vabbè, benissimo. Ecco, e a questo punto comunque non sarebbe stata una grande perdita. Ah, mi ero incazzato, cioè... Scusa? Mi sa che è un po' di lag, scusate. Vai, vai. Qui la ripeti pure. Cosa? Mi sa che c'hai lag, sì. Scusate. Vabbè, tranquilla. Dicevo, ripeti pure Ila. No, mi sa che c'ha il lag, Ila. Ok, ho paura di parlare per parlare sopra qualcuno. Io spengo un attimo e lo riaccendo. Ok, vai serena. Intanto metto... Ok. Layer dice, Madò. Madò, sì, cazzo. Quella è stata l'esperienza in cui mi sono incazzato di più. Nei giochi di ruolo. Te credo. Vabbè, invece tu tanto. Tu player, mentre ci rispondi, chiederei ad Andrea. Ma la mia si sa. Io non la so. Tu non la sai. Beh, questa è grossa. L'ho scritta anche su Facebook, nel gruppo tipo sesso droga D&D, l'avevo raccontata perché è incredibile. Beh, la mia è molto semplice in realtà, visto che io ho sempre avuto la flippa di giocare a D&D e non l'ho mai fatto prima di incontrare voi. Praticamente io avevo la scatola rossa e era l'unica edizione che conoscevo, peraltro. Allora invito tutta una serie di amici, li convinco che vogliamo, che giochiamo a D&D, ok? Eravamo tantissimi perché io non avevo alcuna esperienza, zero patocco di giochi di ruolo, niente, non avevo mai giocato prima, pur avendo il pallino da sempre. Giocavo ai libri game, ma nient'altro. E praticamente, ok, invitiamo tutta sta gente, a metà non fregava un cacchio naturalmente, però due o tre sì, ci facciamo i personaggi tutti quanti, ci abbiamo messo 2 ore, e tipo, iniziamo finalmente l'avventura. Allora, quindi sempre lì, un mio amico
Virtual Master non era capace neanche lui, però diceva in sostanza di essere capace. E fa bene, allora dovete trovarvi il cibo per la sera prima di entrare nel dungeon. E noi, ok, allora io vado io e un altro. E lui praticamente ci ha, per farci la cena, per trovare la cena, ci ha fatto incontrare un cinghiale da guerra che ci ha uccisi. E la cosa divertente è stata che, tipo, fa, saresti morto. Mamma. E io, va bene, ok. Ok, va bene. No, l'ho preso bene. No, ok, a posto. Andate avanti. Ci sei tranquilli. È finita così, Vado. E sono rimasto malissimo. E niente, glielo rinfaccio ancora adesso, perché lui è il mio migliore amico e lo sa. Vabbè, dai. Wow. Ma quando si è all'inizio, cioè, se devo pensare alla mia prima campagna, ragazzi, Sì, ma infatti, anzi, è regolare, è andata pure bene. Perché molti di noi della vecchia guardia, tra virgolette, poi non siamo la vecchia guardia, siamo la guardia di mezzo, e hanno iniziato autodidatti, ok? Quindi, cioè, puoi immaginare che cazzo vuol dire. Non c'era internet per vedere la gente che giocava, come si giocava. C'era noi che guardavamo sto cazzo di manuale complicatissimo, che era un codice civile di regole. Parliamo della 3.5, che salutiamo. Ciao 3.5. Ciao 3.5. Ciao, speriamo di non vederci più, con tutto l'amore, per carità. Anche la nostra primissima esperienza a D&D non andò benissimo, perché il master era la prima volta che... era la prima volta, ma puntava troppo ai calcoli numerici e meno all'enfasi narrativa. Da player gioca molto meglio. Ma ragazzi, cioè, è normale. La prima volta, poi devi trovare il giusto bilanciamento tra le regole del gioco, quello che vogliono i giocatori e la tua storia anche, perché se tu non vuoi far giocare qualcosa molto con le regole e preferisci qualcosa di un po' più tranquillo, devi sfancularle un po' le regole, anche perché il bello del gioco di ruolo è sì le regole del gioco, il mondo eccetera, ma anche la fantasia dei tuoi giocatori. Bello 7C. Lo vedete questo? Questo è narrazione. È un gioco con delle regole del cazzo. Cioè, ne ha due, tipo. È un po' complesso a volte fare i tiri, ma sono due regole del cazzo. E vi assicuro che è una roba bellissima. Poi è subentrato Ross e da allora è schiavizzato come master. Ma no, dai, invece fatelo. Beh, se a Ross piace, va bene così, insomma. Però, se volete, masterate anche voi, cacchio. Cioè, ci guadagnate tutto a masterare la rotazione. Da quel che ho capito, poi il circolo di giocatori, di player layer, fate, così giocano anche altre campagne su, non so se su altri canali ancora, penso che fate sì, giocava anche su... No, mi pare che giochino, correggimi se sbaglio, player, mi pare che giochino offline alcune di queste, okay, che giocano. Beh, anzi, che stiamo giocando una campagna di Ravnica dove il master è un altro ragazzo. Bello Ravnica, a me è un setting che mi ispira un sacco. Figo Ravnica. Confermano, le altre campagne le fanno off. Cazzo. Ho visto che c'è anche il manuale di Teros, tipo, che sarebbe più o meno quello. Figo, non lo sapevo. Comunque sì, tipo, si chiama diverso comunque, però è chiaramente quello. Ragazzi, vai, leggi tu. No, che io leggo malissimo. Volevo dire poi che c'era Ila che voleva dire una roba. Prego. No, io rimangio quello che volevo dire. Allora, leggo io. Quindi, Minea, non prendertela, perché già prima ho detto che ci salutavi, non era vero. Dice, ragazzi, io feci un campionato TSR, che non so cos'è, scusate, con Advanced D&D. E nonostante tutto fu una figata pazzesca, perché il master puntava tutto su ruolare i PG.
che credo. E parliamo della TSR, manuale praticamente zero, che purtroppo, ripeto, non so cos'è. E voi lo sapete? Riaddomentavo il bimbo. Non lo so, credo che siano i fascicoli di Advanced D&D. Quello che c'era il tavolo, il gioco da tavolo anche con tutte le figurine da tagliare, da mettere in piedi. Ma credo, eh. Ma non era quello che ti cercavano di propinare in fiera, Andre? No, dice la TSR era la casa prima di D&D. Ah, ok. Quindi Games Workshop puro oppure no? Eh no, mi sa prima di Games Workshop. Mazza. Mi sa di sì. Comunque Advanced D&D non era quello che cercavano di propinarti, quel tipo che non ti mollava più? Ho capito, ti sento lontanissima comunque, però... Adesso? Ora riparla. Adesso come mi senti? Un po' meglio, ma comunque poco, eh. Beh, in ogni caso, no, non credo che sia quello, sai. Se parlo così? Adesso sì. Sexy, okay. Asmara, direi. Asma. Mago del e sesso, comunque, volevi dire. Volevo dire anche che anche Player ha scritto, non lo volevo mica ignorare, volevo seguire il filo logico di quello che diceva Minea. Dice, sta ruolando un Izzet, troppo divertente, io non so cos'è, di nuovo mostro la mia ignoranza. L'Izzet è una delle gilde, perché Ravnica, devi immaginartelo come un enorme pianeta fatto di quartieri. E ogni quartiere ha la sua gilda, ok? C'è la gilda Izzet, che sono i maghi rosso-blu. Probabilmente ogni gilda ha un bicolor. E sono maghi scienziati che venerano la scienza. E Izzet, il drago scienziato, questo drago super strano. Allora, grazie del following, Vulva Bagnata, bellissimo. Bello. Bellissimo nickname. Grazie. Adesso cerchiamo Advanced D&D e vediamo. Comunque, Minea ci dice, guarda su Google e cerca il manuale rosso di D&D, era praticamente la seconda edizione. È quello che ho io. Poi è bello perché vi scegliete sti nomi che sono costretto a dire, no? E mi spacca. Allora vediamo un po' di catturare. Comunque, Vulva, qua stiamo parlando di prime esperienze coi giochi di ruolo, quindi sentiti pure di esprimerti. La tua peggiore sì, è quello lì, è proprio la scatola rossa, sembrerebbe. Eccolo qua, questo è Advanced D&D, e, tra l'altro le illustrazioni sono fighissime. Fa vedere? Ah no, allora, aspetta. No, bello questo effetto specchio, Emi, quando cambi le schermate. Sì, è perché ovviamente la regia stasera, la qualità totale. Ma sì... Sì, le illustrazioni super vintage. Aspetta che provo a mettere una qualità migliore nel cattura finestra. No, allora. No, ma ci sta la qualità. Era divertente l'effetto tipo matrioska delle schermate. Molto. Figo comunque. Mi piace sta roba. Faccio danni, ragazzi, stasera. Faccio danni. Basta che non ci fai vedere le tue mutandine e siamo a posto. No, tranquilli. Esatto, le mutandine alzare. Le tengo per Vulva Bagnata. Va bene. Bene. Bene, ma non benissimo, oserei dire. Esatto. Benissimo. Oggi ho visto un tizio con quella maglietta. Beh, ce l'aveva scritto sulla maglietta. Infatti l'ho osservato tutto il tempo, si sarà sentito osservato, poverino. Eccoci qua, così posso condividervi senza darvi le mie informazioni bancarie. Allora. No. Lo so, mi dispiace. Comunque sì, ste illustrazioni spaccano, super vintage. Mamma mia. Ma fa che robetta. Bellissima. Mi sono sempre chiesto che creatura fosse quella lì. Cos'è? Una suocera. Ah. Aspetta, rimettila. Ma è una statua, tipo. Sarà qualche divinità. Ma...
Ubeccati. Addirittura sì, quella lì è una statua. Comunque, per dirti, mi verrebbe voglia subito di giocare un manuale particolare di D&D che è The Yawning Portal. Mi sembra che figata. Era quella che volevamo giocare anche noi alla nostra primissima sessione, se non fossi morto prima dell'inizio del primo combat. Eh beh, ma praticamente ci credo. È un manuale che adesso credo che esista solo in inglese, e dove in pratica hanno raccolto tutte le avventure più iconiche e famose di D&D. Ed è strafigo, tra cui anche quel famoso dungeon impossibile da finire, che ha proprio un nome che adesso mi sfugge naturalmente, che è la tomba degli orrori. È bravo, sì, ho presente, ma è scritto, mi sembra di aver capito che è scritta molto male quel dungeon. Sì, ma in realtà poi l'hanno rifatta. Diciamo no, ma adesso... anche la rifacitura ho sentito che non è il massimo. Wow, c'è il nostro Jack. Ciao proprio Jack, quando parliamo della tomba degli orrori. Esatto, ciao bello. Allora, cuoricione in viola in chat per Jack, e alzate le mani al cielo e dategli la vostra energia come per Goku, per favore. Ok, aspettiamo Andre anche. Andre, per favore, le mani al tutti e due. Aveva le mani occupate dopo che è arrivato Vulva bagnata. Comunque... vabbè. Comunque... Aspetta, era Tomb of Annihilation forse? Esatto. Ok, no, quello l'hanno riscritto bene. Proprio così, infatti, tra l'altro lui sa perfettamente queste cose perché ne avevamo parlato anche insieme, e quindi quando ho recuperato quel manuale lì, che ce l'ho in realtà, e, sapevo già un sacco di cose perché ne avevo parlato proprio col Jack. Allora, tra l'altro oggi ci siamo fatti un giretto e... come carbonara. E sono stati incontrati amici di Jack, vero? Suoi giocatori master, sì, che giocano su Streaming Dragons. Oddio, non me lo ricordo più. Mi sembra di sì. Poi approfondiremo e metteremo, esatto, shoutout in futuro. Allora, Player, guarda, su materiale carbonifico nel nostro server Discord c'è un manuale che potrebbe interessarti, che avevo scritto. È un manuale solo di ambientazione, si chiama Mappa Culturale, è il manuale, ed è una piccola ambientazione fan-made a tema sci-fi. Allora, per il regolamento non saprei che cosa consigliarti. C'è Coriolis, forse si avvicina molto. Usi magari il regolamento di Coriolis su quell'ambientazione, se ti ispira, o comunque l'ambientazione ufficiale di Mass Effect. Alfi, esatto. Sì, l'ho visto un pochettino anche l'altra sera quando giocava. Guarda, faccio uno shoutout subito. Mi spezza lo shoutout che ha fatto Jack, ovviamente. Chiaramente non è venuto perché forse ho sbagliato qualcosa nel nome. Vabbè, rifaremo quando sapremo il nome. Allora, ragazzi, che altro dire? Oggi siamo passati in fiera e lascio la parola a Ilaria. Oh no, io stavo abusando di Jessert. Anch'io lo farò per la prima volta. Non abusare di Jessert. Jessert che usa Jessert comunque è un Jessertception. Porca puttana. Potrai sdebitarti servendoti a vita, tranquillo. Se da dove a vita, tranquillo. Ed è quello che farò. Va bene. L'ho fatto perché ho visto Max... e Giulia, by the way. Ci sta.
Allora. Oggi alla fiera lì al Verona Play, che è stata la prima edizione da quello che ho capito, bello, un evento gratuito, c'erano tanti bambini, facevano avvicinare un po' tutti ai giochi da tavolo, c'erano tanti che giocavano a scacchi e ti aiutavano, ti spiegavano anche, molto interessante. C'era anche la Tana dei Goblin, che a Verona è abbastanza nota, che faceva prestito giochi da tavolo, quindi figata. Ti davano il gioco, te lo spiegavano e ti facevano giocare semplicemente. E noi abbiamo, io intanto volevo giocare da uno a T-Rex, ma qualcuno non voleva urlare e allora purtroppo non l'abbiamo potuto fare. Sì, Emi, scansa fatiche e guasta feste, perché chi urla è una brava persona, sempre. No, tu no, Manu, tu sei esente. E abbiamo preso le Des Bla Muertes Dias, qualcosa, che era, non mi ricordo come si chiama, però era un gioco simile a Telefono Senza Fili, che in realtà non è vero. È più come quel gioco che giocano Bastardi Senza Gloria, tipo con i nomi sulla testa. Io a me ha ricordato anche Dixit vagamente. Ma non lo so, però lì di base devi indovinare un personaggio, solo che lo scrivi su un biglietto che viene chiuso e sotto il nome del personaggio, scusate, scrivi un aggettivo, un qualcosa, un nome che ricordi il tuo personaggio, di modo che la persona a cui lo passi, perché va passato, scriva anch'essa, in base all'aggettivo, alla parola che hai scritto, qualcosa che alla fine riesca a ricondurre al personaggio. Cioè, ovviamente è un casino da spiegare, però praticamente facciamo... è tipo un telefono senza fili, solo che invece di dire una parola a un altro e l'altro la ripete, tu scrivi una cosa e l'altro cancella quello che hai scritto tu e scrive qualcosa di simile a quello che hai scritto tu, e la cosa degenera. Sì, esatto, facciamo un esempio, che il mio personaggio è il lupo cattivo di Cappuccetto Rosso, no? Immaginiamo che io scrivo lupo cattivo, chiudo questo foglio, quindi nessuno lo legge, e sotto lupo cattivo, per far arrivare qualcuno al lupo cattivo, scriverò Cappuccetto Rosso. E passo il foglio, lo passo a Manu. Manu legge Cappuccetto Rosso e scriverà... scriverà... sono morti tutti. Scusate. E scriverà favole. Favole. Boh, allora, favole viene passato ad Emi, che legge favole e scrive pesce. È inutile che lo chiediamo, scriverà pesce oppure bondage o qualcosa del genere. Comunque, divertente, divertente che tu dica pesce e immediatamente Jack risponda a Stalin. Esatto. Oddio. Io avrei scritto nonna. Allora ragazzi, innanzitutto shout outino alla Nina o a chiunque ci sia dietro alla visualizzazione spect di Unrevalor. E vi dico un'altra cosa, se andate sull'Instagram delle ragazze, ok, potrete prenotarvi per l'Unreal Horror, il loro evento esclusivo dal vivo che faranno sabato 9 a Milano, a Sesto San Giovanni. E noi ci andiamo. E noi ci andiamo. Assolutamente. Abbiamo già prenotato. Abbiamo già prenotato, esatto. Quindi... ragazzi, mi raccomando, andate a seguire le ragazze, fate i bravi e iscrivetevi al loro evento e venite a conoscere noi e a conoscere loro, chiaramente. E portate il guanciale. E portate il guanciale. Vegan anche per i vegani, insomma, è giusto. E se non lo portate, ragazzi, lenticchie. Lenticchie in faccia. Lenticchie. Che sono comunque una valida alternativa alla carbonara, però ci piace più la carbonara. Sì. Sì, sì. Oggi ho mangiato a pranzo una carbonara scadente. No, non puoi dire queste cose. Ma purtroppo. Vogliamo per caso dire qual è la specialità veneta tipica?
L'alcol? L'alcol e il bollito, ovvero bollire la carne e servirla con le salse. Allora, dopo questo, okay. Direi che sì, alla Casa dei Giochi di Milano, evento horror in occasione del compleanno della Nina, chiaramente. E per celebrare anche il mese di ottobre, un mese che porta lugubre festività. E dai, 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 dai. Carbonara horror col pomodoro. Carbonara gore. Gore. Gorbonara. Vogliamo parlare del culto del del rientro? No, perché poi ecco, ci chiudono il canale. Non lo so se chiudono il canale per questo, perché alla fine non è così borderline. No. C'è di peggio. Sicuro? Sì. Altrimenti abbiamo anche delle alternative online per la gente più lontana. È vero, sul loro server di Unrevalor lo potete trovare ovviamente sempre sui loro link. Assolutamente. Per esempio Cult. Esatto, che stavo per dire. Che io ho aperto la pagina per prenotarmi e ho visto Cult, me ne sono innamorata immediatamente, e quando sono andata a prenotare ho visto che era online e allora ho detto no, ma io le voglio vedere le ragazze, ecco. Per esempio, quindi ho prenotato un altro tavolo. Per esempio il culto del rientro potrebbe essere a tema Cult. Cioè, sì. Giacomo, parliamo del culto del rientro. Grazie di averlo chiesto, Giacomo. Il culto del rientro potrebbe essere una one shot a tema horror di Cult, ok? In cui ci sono dei matti che, siccome sono nati, il loro scopo è morire ritornando da dove sono nati, fisicamente. Volevo dire che questa cosa che io, di cui io sono stato reso edotto in realtà poco fa, sta intendendo completamente, ma questa è un'altra storia, l'hanno partorita da sobri. Ma chiaro, ma le peggiori stronzate horror, ragazzi, che tiriamo fuori io, Manuel, Ilaria e a volte anche il Jack. Cioè, guardate che sono gore e terrificanti. E anche nei luoghi più, anzi, nei luoghi meno opportuni, perché eravamo alla fine, a fine serata, al Verona Play, dove c'erano solo boomer e bambini. Cioè. Ed Amy se ne esce comunque, ecco, e ha detto quella cosa che... No, l'ha detta Manu, non dare... Ah, è vero, l'ha detta Manu. Io ero partito con voglio una sessione gore ambientato a Milano, bella, trucida, ignorante, vero. Perché, citiamo, ho letto da poco un libro molto figo che vi consiglio, si chiama Incrocio di punti morti, tra l'altro è scritto dal terzo di Two Little Mouse, il terzo collaboratore che tengono sempre legato come un goblin nello sgabuzzino perché fa troppo paura ai bambini. E, sì, e anche quel libro lì è molto Junji Ito, però con un sacco di droga, alieni e fantasmi, ragazze, ragazzini morti e Milano. Quindi puoi immaginare che roba sia. Comunque volevo solo fare un piccolo passo indietro per rispondere un po' alla chat. Grazie a Revelor che ci aspetti, grazie un sacco. E Player Layer dice: voglio più tempo per ruolare. Sì, cazzo, la risposta è sì. Sì. E dopo che gli ho risposto non lo vogliamo tutti, forse, lui dice: anche infiniti set di dadi, grazie. Ci sta. Al che io dico solo una cosa: anche Andrea, manuali. La cosa che dico è: Andrea, Player, devi fare come abbiamo fatto io e Manuel. Ci siamo beccati il COVID, siamo stati 22 giorni in casa, in quarantena, e non abbiamo fatto altro dalla mattina alla sera. Che vita di merda! Ma tra l'altro noi siamo fortunati, io e i ragazzi qua sotto, Player Layer, che abbiamo dei compagni di vita
che giocano di ruolo, e quindi quando non abbiamo qualcuno con cui giocare, ci abbiamo qualcuno comunque in casa. Sì. Anzi, io sto scrivendo, sto finendo di scrivere la one shot che porterò su Common Master, e meno male che c'è Manu, perché tante cose non mi... cioè, scrivendole non mi rendo conto che magari non suonano o sono un po' debolucce. Ma che ti ha aiutato Jack? Esatto, ma comunque tu mi hai dato un'ottima infarinatura, poi ho sentito Giacomo adesso ha avuto qualcosa da fare e non c'era, però anche lui mi ha dato una mano, ma tantissimo, e penso che sia un pozzo di conoscenza infinita, perché è il miglior master che abbia mai visto, comunque, anche se se la gioca con Amy, con Manu e con Andrea, tutti per cose differenti, anche con Gaia, La Gaia sta, no, al primo posto, la Gaia esatto, sta sopra, è al posto, è proprio zero, in un'altra lega. Esatto. È proprio in un'altra lega superiore. Sì. Mia moglie, voi non avete idea di quante volte mi dà una mano ad avere idee, ma veramente. Ma la Gaia è fantastica, per questo lei ha il posto zero, poi c'è Giacomo sul posto uno e poi gli altri, ma mi ha dato tanto una mano, e anche Amy è grandioso, cioè io voglio vedere Leviathan da morire. Ragazzi, Leviathan arriverà con tutti i cliffhanger che può avere, ne ha tanti. Ma io sto schiattando già così adesso, cioè io voglio sapere. Vuoi sapere? No, ma non mi tu non niente. Vuoi sapere davvero. Oddio. Non sei aspetta, pronta. Faglielo dire da Lizard, però. Da quale Lizard? Faglielo dire da Lizard, quello che tutti sanno. Non so se lo vuoi davvero sapere. Se lo sapessi, dovresti strapparti le orecchie. Bellissimo. Non vedo l'ora. Ma comunque prima ho sentito bene. Andremo avanti con Simbaru. Io sono molto interessato. Beh, per forza. Ho comprato tutti i manuali. Dicono estrema Leviathan. Comunque... Giulia, la compagna di Max di Player Lair, sta creando un'ambientazione, da quel che ho capito, basato sul manuale di Kids on Brooms. Figata. Doveva essere una cosa piccola, ma sta crescendo, sta creando cose più grandi. Fa così. È così, ragazzi. Quando ci si prende male, è così. Cuori rossi addirittura in chat per Lizard. Wow. Ma... Jack, è che non possiamo spoilerare nulla, cazzo. Ma quanto vorrei parlare con te adesso di Lizard, cazzo. Dai, dici solo una parola. Lizard è a sangue freddo. Beh, non proprio, però sì. Lizard, una perché parola. Perché è rettile, l'hai capita? No. Lizard, una parola. Mi è proprio ignorato. No, l'ho sentita, ma sto cercando di togliermela. Oh no, mi ha ignorato anche Andrea. Doveva essere proprio brutta, cazzo. No, invece l'ho capita, mi è piaciuta pure. No. Però, voglio dire, non diciamo niente, fratello. Non dire dai, una parola, una parola sola. La posso dire, Manuel, quella parola? Dilla, non so qual è. Legione. Legione. E non dico nient'altro. Wow, legione di lucertole. E vabbè, ragazzi, ho già detto troppo. Lucertola è una parola particolare perché... Non so, mi avete sbloccato sta cosa, perché... mio fratello non riesce a dirla. Ma va, perché? Non gli viene. Quando c'è da dire lucertola, lui si blocca. Che strano, ma non riesce proprio a pronunciare. No, non gli viene. Cioè, deve dire lucertola e non gli viene. È assurda sta roba. E se la legge la riesce a dire? Sì, poi glielo dici e lui... Ah, però se... Non... Ragazzi, la parola ogni volta. Sentite che figata Player Lair.
che vogliono portare in live, quindi questa ambientazione, anche con altri gruppi. Hanno inserito tra gli scatti per gli utenti la possibilità di creare creature che poi verranno integrate in campagne, tipo un bestiario. Che bella idea. Wow. Bellissimo, bellissima idea. Che figata. Che figo. Dove si firma? Esatto. Ci fa... Comunque stasera, ragazzi, ho realizzato che basta, cioè i bambini fanno proprio paura, cazzo. Soprattutto quelli al Verona Play. Cioè, fanno veramente paura. Sono una persona orribile. Mi fanno paura i bambini. Non ci posso fare nulla. Non è che fanno paura, fanno ansia. Perché poi hanno tutte le mani appiccicose, il moccio al naso, le malattie. Poi hanno bisogni. Non se la vedono da soli, cioè... Devo andare in bagno, cosa vuoi? Vai via. Così. E poi ogni volta che dici tipo no, guarda, non sono interessato ad aver figli, arriva sempre quello che ti fa il commento: ma sei giovane, non lo puoi sapere. Sì, va bene. Anche. Ma aspetta, perché non è che non c'è nulla di sbagliato nell'avere figli. No, assolutamente. Sono voluti e amati. Sono amati e se li tirate su, esatto. Bene, cazzo. E non come dei delinquenti o come delle persone non amate che poi getteranno la loro merda adolescenziale addosso agli altri. Assolutamente. O gente che beve a canna dalla bottiglia nel frigorifero comune, o persone che non si lavano bene il sedere, anche quelle. Però se i figli sono amati, sì, mamma mia, cioè, lungi da me da dire. Oppure i peggiori, quelli che poi si metteranno insieme ad altre persone che giocano di ruolo e gli diranno cose tipo: ma che schifo i giochi di ruolo. Quindi sì, proprio... esatto. Ragazzi, quindi se avete dei figli trattateli bene, cazzo, se no vi uccido. E fategli mangiare la carbonara. Che poi vengono a rompere i coglioni a me. vabbè, ragazzi. Comunque abbiamo fatto un bel talk con ciascuno di voi in chat, siete stati un pubblico amorevole. Veramente grazie. Scusate, in game, devo... signor Twitch, in game. Scusate. Volevo dire è che vero. Player Layer dice, perché c'è stata questa piccola cosa che è sfociata e l'abbiamo ignorata ma va detta. Che insomma c'è la possibilità di mettere dentro questi personaggi tipo bestiario, coi riscatti, ma che non si può inserire roba tipo Ronald McDonald o Martin, esatto. McFly. E Minea dice: e Martin McFly? Allora Biff, io non so se ve lo ricordate Biff chi è dentro A Ritorno al Futuro. Certo. È quello cattivo che ne argumento, no? Sì, che poi nel futuro diventa il miliardario. Però io voglio un PG così, Amy. Presto, fai qualcosa. Arriverà. Ma scusate, e Ronald McDonald in una sessione horror? Ma ci sta, Sempre da io Jack. L'ho inserito. C'era anche Jack comunque in quella sessione di vampiri dove c'erano gli inquisitori che mangiavano al McDonald. Ti ricordi, Manu? Un secondo che sto rispondendo. Io non mi ricordo, però vi posso dire che sarebbe fighissimo farlo con gli alieni. A questo punto mi ricollego con un film che dovete vedere, cazzo. Aspetta solo una cosa, così faccio un piccolo momento. Vai. Di suspense. Me la ricordo benissimo quella scena ed è una di quelle cose che mi inquieta nella vita nei momenti in cui sono felice. All'angolo della coscienza. Prego. Allora, Peter Jackson, ok, lo conoscete tutti, ha fatto Il Signore degli Anelli, chiaramente, film... E lo Hobbit. Sì, è lo Hobbit, ma ha fatto un film, esatto, che si chiama Bad Taste, e praticamente cosa tratta questo film? Questi alieni che vengono da Marte per rapire le persone e fare hamburger di esseri umani. Ed è un film horror splatter meraviglioso, guardatevelo, e guardatevi anche se vi piace sempre il genere, vi consiglio
La casa degli schizzacervelli. Io spero che Minea in questo momento stia cullando il suo bimbo. Ovviamente il tuo bimbo non lo odio, mi sta simpaticissimo, perché mi stai simpatico. E non fargli vedere Bad Taste a 7 anni come ha fatto mio padre con me. E detto questo, grandissimo, salutiamo il Simone, salutiamo nazionale. Simone, e vi dico, ragazzi, è di un trash quel film. C'è una scena in cui uno cade da un dirupo, okay? Cade su uno scoglio, si rialza e c'ha la scatola cranica aperta, il cervello che cola. Lui si prende il cervello, se lo rimette dentro e si chiude la scatola cranica, mescolando anche un cervello di un gabbiano che è morto spappolato sotto di lui. Si è migliorato, insomma. Comunque, bellissimo. Capolavori. Vogliamo vedere capolavori come questo anche sui GDR. Quindi, Amy, faccio una sessione splatter. Io? Ma ragazzi, abbiamo Jack che è il signore dello splatter, del gore. E che cazzo? Devo dire anche che in realtà vogliamo di nuovo il tuo PG che si chiama Carpisa. No. E quello basta. No, non voglio essere bannato da Twitch, ti prego. No, non è che lo possiamo fare anche offline o nella vita reale. Cioè, se arrivi sotto casa e mi urli tipo Gimildon o cose del genere. Si chiama scatola non a caso. Fammi immaginate, bellissimo. Sarebbe bella tipo un home rule per D&D di una razza che si aprono il cervello e si inseriscono cose a caso nella testa. Bellissimo. Ci sono i mind flayer comunque. No, ma infatti deve essere più strano e assurdo. Vabbè, a parte le stronzate che stanno uscendo stasera, stavamo parlando con i bambini che ci correvano attorno e tutto l'ambiente bellissimo di Verona Play, di quanto sarebbe figo portare un horror ambientato a Milano o nei bassi fondi di una grossa città italiana, Torino, Verona, anche, ragazzi, Marghera, pieno di droghe, adolescenza vissuta ai margini della società, temi caldi, horror con gore strampalato, appunto prendendo spunto da questo libro di cui parlavo prima, e rischiare il ban ogni sessione, perché no? Ovviamente. Chiaramente. Un po' come insegnare qui, Sì, siamo dei Blade Runner comunque. Cioè, ma guardate che, non so se l'avete mai visto non essere cattivo, ma cioè, io sento la mancanza nel cinema di un film come quello, però a tratti pulp. Non ho presente. Non essere cattivo è un gran bel film, ragazzi. Molto, molto bello. Italiano, tra l'altro. Ok. Ragazzi, io scusate, ma mi sa che devo staccare per adesso. Ciao Andre, ma vi sa che a breve staccheremo anche noi, vai sereno. Sì. Vi ringrazio tutti quanti e io vi auguro una buona notte. Buona grazie live. Per la sangria. Grazie della saggezza. Grazie della saggezza e della sangria. Grazie di tutto il pesce. Ciao, bello. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Beh, chi si è perso la ricetta della sangria, andate a recuperarla a inizio live, perché non sì, essere cattivo, ho il Blu-ray, ma devo ancora vederlo. È vecchio, cioè. E ti capisco, non è un'esperienza da massaggio ai piedi. È chiaramente un film che devi vedere quando ti senti pronto. Ma a me ha fatto venire in mente questo discorso un film che dura tipo mezz'ora. Ce l'ha fatto vedere un nostro amico Manu. Quello girato dentro al supermarket, non mi ricordo come si chiama. Ma è Clerks. Non lo so. Cioè, è ironico, tipo.
Non lo so perché non me lo ricordo, perché non ero lucida. Non ho proprio presente di quale film. Aspetta che faccio vedere qualche scena di Clerks. Ragazzi, Clerks. Era quel film che diceva il tuo amico che suona la chitarra, ok, così va bene. Ed era tutto in bianco e nero, girato dentro al supermarket di... Questo? Sì, Clerks, bellissimo Clerks. Vai, sì. Cazzo, ora esce il 3 di Clerks, ma il 2 non mi è piaciuto, per dirti. Allora, il film che mi ha disturbato più di tutti, onestamente, è Martyrs. Adesso vado a vedermi qualche scena. Ok, ora me lo ricordo. Beh sì, interessante. Ho capito. Non posso fare vedere niente. Ok. Lo guarderemo. A me è il film che mi ha più disturbato. Ma per i temi, ragazzi, sono temi che io sono molto scottato. Credo sia... vabbè, Pasolini, Le 120 giornate. Ok. Perché è Salò e Le 120 giornate. È praticamente il riadattamento di The Sad a... Ok, basta. Esatto, ok. No. È devastante, ma emotivamente anche. Cioè, forse no, oggi ma... forse oggi quelle scene non sono più così potenti come allora. Ma emotivamente ti distrugge, cazzo. È... Ma tu l'hai letto il libro, Emi? No, ma perché The Sad... cioè, ho letto qualche passaggio, ma mi sembrava... devo scrivere di bambini squartati? Sì, esatto. Cioè, capito? Era mentre, un po' così. Mentre Pasolini, nelle 120 giornate, non fa questo. Prende quella stronzata lì di The Sad, che per me è una stronzatina. Cioè, per allora, chiaramente, aveva il peso che aveva. E la però la riporta in un ambiente drammatico e di oppressione. In cui... siamo nella Repubblica di Salò, quindi nazisti, perché non sono più fascisti, nazisti che hanno il controllo, ciao signor Twitch, non bannarmi, che hanno il controllo della regione del nord, oltre la linea di confine, e fanno quel cazzo che vogliono con le persone che trovano, e si chiudono dentro questa villa con un sacco di persone per 120 giornate, e le fanno le peggio torture, fino a quando non finisce, non dico cosa succede, non dico neanche quali sono le torture. Io vi consiglio di vederlo, chiaramente, se siete in uno stato emotivo e riuscite ad affrontare quella cosa lì. Parere su Melanconia, per chi l'ha visto? L'avete visto Melanconia? No. Devastante. Allora, Lars von Trier. Ma Lars, ma io ti amo. Lars von Trier è un regista che io adoro. E Melancholia non è il mio film suo preferito, ma il senso di oppressione che vive la protagonista e non capire fino alla verso quasi metà del film che cazzo ha in testa è devastante. Guardatevelo, non posso spoilerare nulla, ma io di Lars von Trier vi consiglio un filmone che nessuno quasi conosce, che è Le campane del destino. È il suo primo film ed è un film anche con qualche messaggio, se vogliamo pensarla, cattolico. Strano pensare a una cosa di Lars von Trier. Sì. Ed è il film che più mi ha fatto stare di merda in assoluto, è catartico, di quelli che ha fatto Lars von Trier. È catartico e nel senso che è una di quelle esperienze che una volta che finisci ti fa star meglio. Nel senso ti fa star malissimo... Però poi realizzi qualcosa su te stesso e ti fa star meglio. Come, che ne so, leggersi Devilman o guardarsi Crybaby. Quel tipo di esperienze. Cavolo, ok. Allora lo guarderò, anche questo. Aggiunto alla lista. E volevo anche raccontare di quella bellissima volta di, penso, 6 o 7 anni fa, qualcosa del genere... di Emi che ci ha invitato a me a Manu a vedere un film in un hotel
che era una sala riunioni in un hotel comunque, e ha messo sto proiettore, parte sto film. Noi gli avevamo chiesto pure, ma che film è, ma cos'è? Voi venite ragazzi, fidatevi, venite. Vabbè, ok. Ovvero tutte le proposte di Amy sono svolte in questo modo. Sì, ragazzi, fidati. Tu fai. Tu fidati, vieni, fidati così, ok. Ed era Old Boy, quello del 2003. Park Chan-wook. Yeah. E io, non avendo mai visto nulla del genere, devo dire, è stato scioccante, anche perché io dormivo la notte, poi mi svegliavo e guardavo Manuel, perché dormivamo insieme, e lo guardavano, perché un paio di volte qualcuno ha fatto qualche commento su come ci somigliassimo, anche se non ci somigliamo veramente, e io ero lì tipo, ok. Sì, così, ma assurdo, ma per una settimana, Scusate, il commento di Player Ray arriverà su un tappeto, dirà, ti fidi di me? E ti porta a guardare Old Boy. Ecco, Old Boy, come ricorda Minea, fa parte di una trilogia chiamata la Trilogia della Vendetta di Park Chan-wook, assieme a Lady Violence. Aspetta che mi va. Anche comunque. Sì, è Mr. Vendetta e Lady Vendetta. Lady Vendetta. Allora, Mr. Vendetta ha un finale allucinante. È veramente bellissimo. Lady Vendetta è molto poetico. E secondo me è il più poetico tra i tre. La scena del tofu mi spacca di quel film lì. Molto bello, molto bello. Però a me chiaramente è piaciuto di più Mr. Vendetta e Old Boy, per come sono fatto io. Gli altri due te li consiglio. Se vuoi, prima di passare da quelli di Park Chan-wook, ti consiglio Stroker, che è un ottimo ponte. O Stroke, The Stroke, forse. Capolavori, comunque, qualcosa di veramente toccante, ma a livello del subconscio. Perché, cioè, dopo che vedi Old Boy, ti fai due domande sull'esistenza, comunque. Anche perché una vendetta del genere, cioè, io lo invidio a quel tipo. Perché ha avuto mente, testa, pensieri solo di quello, e ne ha fatto lo scopo della sua vita, la vendetta, per non spoilerare niente. Comunque, sì. Devi avere una forza d'animo pazzesca, devi essere un tizio con i controcoglioni, ma veramente fico. Ragazzi, sto per triggarmi. Old Boy USA, l'avete visto? Sì, e vorrei dimenticarlo. Babadook, vi è piaciuto? Boya, se mi è piaciuto, bellissimo. È tipo... Allora, la ricostruzione di Babadook mi spacca. Perché mi ricorda un sacco Psycho, per alcune cose. Nel senso che, allora, è ambientato come in Psycho in questa casa. E come in Psycho, ogni livello della casa riflette un livello della psiche. Quindi abbiamo l'io, il superio e l'inconscio. L'inconscio sta sotto. Non dico altro, guardatevi... Onestamente vi consiglio di guardare prima Psycho di Hitchcock e poi di guardarvi Babadook. E secondo me capirete, Babadook sono stati dei furbetti, ma sono stati molto, molto intelligenti. Comunque voglio dire anche che le sessioni di Void Inside, alcune, sul racconto, un po' all'impronta di Hitchcock c'era. Void Inside? Sì. Chissà Hitchcock direbbe. Come? Chissà Hitchcock che cazzo direbbe. Direbbe, però... Ciumba! Ehi, Ciumba, io sono Hitchcock! No, però come impronta, dico. Perché? Non lo so, mi sa... Boh, non lo so. In alcune cose ho avuto l'impressione... Esatto, poi io col pancione, in bianco e nero, la mia impronta. No, però... Beh, intanto la scena di lui che martella e ride... Sì. E poi
cioè anche quella dove ci sono loro che stanno scappando e si sparano, mi sono frazzata. Ragazzi, no, ti sento. Quella. Forse stai laggando tu. Sì, laggi. Io laggo sicuro. Beh, The Void Inside, che continua un pochino anche in Leviathan, la cosa che mi è piaciuta di più è la storia d'amore a tre che c'è tra le due donne di Void Inside principali, che sono Luxa e Eliza, e spoiler Neon, che fa da ponte tra queste due. Lui fa da ponte perché ha i ricordi di Luxa per tenere in vita l'amore di Eliza per Luxa, ed è un attaccamento morboso a qualcuno di morto. E a un certo punto gli dice: guarda, ti sto usando solo perché mi ricordi lei. Questa... Ma non è fa cappato comunque, Dannato un Ion in chat. Già. Sentiamo l'eco di Mana. Marila, tutto bene? Io. Ci sei? Sì, ci sono. Ok. Comunque dicevi con la scena martellata. Sì, mi sa un pochino, ma anche qualcos'altro che adesso non ricordo, perché devo dire che sono un po' rincoglionita stasera. Vai, Serena. Ci penso, comunque te lo scriverò stanotte alle 4 del mattino. Me lo sono ricordato. Oh, ragazzi, altri film in chat, che stiamo parlando di film, che cazzo, voglio film. Parliamo di film. Ok. Nina, parliamo di film, dammi un film. L'era glaciale. L'era glaciale spacca. Volevo fare una parentesi su quello che avevi detto prima, Amy, intanto che qualcuno ci propone un film sul Marchese di Sade, che comunque l'italiano di oggi ha adottato il termine sadismo grazie al suo romanzo. È vero. E questo dice tanto. Perciò se qualcuno ti chiama sadico, non offenderti, ma fatti schifo. È vero. Beh, ma allora, adesso io sono tanto crudele col povero De Sad, perché quando ero ragazzino io andavo di moda a dire: ho letto De Sad. E, mamma mia. Che è una cosa secondo me un po' da sfigati. Comunque, Player Lace dicono: Madre, vi è piaciuto? Allora, parliamo di Madre. Madre è un film che potete trovare su Netflix. È particolare, nel senso che io l'ho guardato senza sapere di che cazzo sarei andato a vedere. Ed è un trip bello tosto, ragazzi. Cioè, molto... No, penso che non parli di Madre coreano, ma dell'ultimo Madre. Se parla di Madre di Kinky Duck, dimmi se era di Kinky Duck. Se parli Madre di quello... Quello col robot? Quello credo sia spagnolo o messicano. Quello col robot. Quello col robot. Tu non l'hai visto, Manu, è bello però. Sì che l'ho visto. E quando l'hai visto? C'è mica una nave, no, alla fine. No, non quello col robot. Madre è... Madre. Madre è quello... Madre! È di Aaron... No, di Bong Joon-ho, di Jennifer Lawrence. Ok, allora, parlano in chat di Madre di Darren Aronofsky. Allora, quello di che è ultimo Madre con la Lawrence, io l'ho guardato e non capivo all'inizio di che cazzo parlasse. E mi sono fatto tutta una mia sovralettura. Ed è bello così, cioè io ci ho letto quello che volevo leggere io di quel film lì. Poi mi hanno spiegato di cosa parlava davvero quel film lì e ho detto: ah, ok, ci sta, va bene. L'idea del film è, parlo del pianeta Terra e dell'umanità in relazione al pianeta Terra come se fosse un personaggio che vive in una casa. Quindi c'è la madre Terra che vive in questa casa, e lo spirito della natura che vive in questa casa, che la casa è la Terra, e l'umanità che inizia ad arrivare dentro questa casa e ne prende possesso.
che trip. Io non l'ho visto, però direi che lo vedrei anche questo. Sono già arrivata a 4 film comunque, quindi... Comunque, sai cosa fare domani? Madre di Bong Joon-ho. Non era Kinky Duke, siamo sicuri? Era Bong Joon-ho. È vero, è Bong Joon-ho. Comunque anche Madre di Bong Joon-ho è un gran film. Ve lo consiglio. Nessuno batte Kung Fury. Punto. La madre, invece. Attenzione. Non c'è, vedi, non c'è risposta, perché è un assoluto. Esatto. Non si può ribattere. No. Allora, Kung Fury, parliamone seriamente. No, non c'è niente da dire. Non puoi dire nessuna parola, puoi dire solo che è un capolavoro, un masterpiece, basta, fine. Non c'è niente da ridere, non c'è niente perché... da dire, non c'è niente da piangere, non ci sono emozioni. Ecco, Confusion batte 10 a 0 con Fury, ragazzi, per me. Beh, Confusion è strafico, sto provando a farlo vedere a Ila da anni e non vuole. E Shaolin Soccer ancora di più. Ma di che cazzo stiamo parlando? Qua, quando tira i calci contro il muro e si boom, boom, boom. Bellissimo. Dai, Emi, consigliagli tu Confusion, così magari la convinco a guardarlo. Guardati Confusion, anzi, prima di Confusion, Shaolin Soccer. Ok. Vai. Al cinema. Al cinema, se potete. No, beh, il no, bello... Layer ha visto Confusion al cinema e voleva bellissimo. Morire. Ma poi... il bello di Confusion e Shaolin Soccer è che li hanno doppiati con gli accenti italiani, quindi chissà come cazzo li hanno doppiati, però quel doppiaccio lì da Nido del Cuculo fa morire da ridere. Cioè, è quella vena comica ancora di più sopra di tutto che ti fa sbellicare. Bellissimo. La vecchia che fuma. Bellissimo. No, no, perla. Perla totale. Mamma. Io ho visto la scena della vecchia che fuma e dopo averlo visto ho detto tipo, ah, Emanuele rideva un sacco. Io lo guardavo ed ero lì, ok. Ma era la scena dell'acqua. I cinesi che parlano in romano. E poi c'è lui sfigato, no, che fa... Vabbè, adesso meno uno di questi. E indica quello che sembra il più sfigato di tutti con gli occhialini. Va, te, vieni avanti. E si alza, tipo, ed è un energumeno. Chi io? No, no. Insomma, cioè, sono delle scene del cazzo, però mi fa morire troppo. Da oggi niente acqua, lunedì e mercoledì. E nemmeno martedì e venerdì. E nemmeno giovedì e neanche sabato. E la domenica solo la mattina. È bellissimo. No, manco la domenica era. Assurdo. Oh, io vi chiedo BRB un attimo, vado in bagno. Sì, sì, nel frattempo creiamo un tête à tête io e Manuel. Allora, Manu, finalmente Ilaria se n'è andata. Possiamo tradirla. Vieni qua. Perfetto. Io ho portato le lenticchie. Io ho portato la vodka. E vodka e lenticchie ci sta da Dio. Allora, dalla chat che si dice intanto, ragazzi belli. Allora, Madre, io l'avevo visto con Gaia al cinema. Devo dire che mi aveva affascinato perché uno dei produttori era Guglielmo del Toro. Non è male, è un bel horror in cui si affronta la dinamica di diventare madre, soprattutto di un figlio non proprio. Non dico niente di più e vi consiglio di andarlo a guardare. È carino, non è niente di eccezionale, eh? Però ha dei bei spunti. Secondo me potevano usare di più con la regia e fare più vedo non vedo, e avrebbero speso meno in CGI merdosa e più in idee furbe.
No, 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 non è lo stesso del regista del Cigno Nero. Il regista del Cigno Nero che ha preso spunto chiaramente da Perfect Blue di Satoshi Kon è quello francese. Aspetta che vado, mi sembra, No, è sempre Aronofsky, è sempre quello che ha fatto Madre. Madre, punto esclamativo. Forse è francese Aronofsky. Perché Madre. vado a vedermi di dov'è Aronofsky? No, è americano, vabbè. Se volete vedere un film Consigliano si... un film. Ah, vabbè, cioè... Vedete Tucker and Dale vs. The Evil. Bellissimo. No, ma ho capito. Che è chiaramente un... Ha un vibes di... Cosa di... Oddio. Ash vs. The Evil. E di tutto quel Vi filone lì. butto quella bomba. Siete pronti? Orphanage, bellissimo. Sì, dimmi. Matrix 4. Parliamo di Matrix. Parliamo di quelle meravigliose sorelle Wachowski. C'è una sola Wachowski in questo film, ho Vabbè. visto. Io vi dico solo che loro avevano in realtà, alla prima stesura di Matrix, ipotizzato sei film. E che molti di questi film in realtà sono passati con poi tutto il progetto parallelo a Matrix. Io voglio i biscotti dell'oracolo. Anch'io li Anch'io. voglio. E anche a me il Dicevi? trailer ha fatto meno schifo di quello che avrei pensato. E mi fido delle Wachowski perché non lo so, io. Non sono mai stato deluso da loro, dai loro film, dalle loro idee. Forse un pochino Cloud Atlas, un pochino sottotono rispetto al resto, ma comunque bei film, belle idee. Sono registe che ammiro e che mi piacciono. Cloud Quindi... No, Atlas no. mi è piaciuto, però... Guarda, adesso mentre mi spieghi perché non ti è piaciuto, vado a prendere un succo di frutta bianco. Jupiter Ascending, aspetta che vado a cercarmi che cazzo è, perché non me lo ricordo. Potrei non averlo visto. Non l'ho visto, ragazzi. Me ne aveva parlato molto bene una mia amica, che però è un po' matta a livello di gusti, quindi non so. Mi spezza perché loro si fanno chiamare in inglese The Wachowskis. Bene così, vecchio. Ah, me lo vado a recuperare adesso, mi hai messo curiosità. No, no, troppo tardi, Salmon King. Madonna mia, Jupiter a me ha fatto ripensare. Adesso sono curioso, ragazzi. Basta. Anzi, va detta così, guarda. Oemi, tu fidati. Guardalo. Io mi fido. Guardalo. Ma dai, Oldboy almeno era un bel film. Ragazzi, Satoshi Kon allora ha fatto questo film Minea che si chiama Perfect Blue. E chiaramente Aronofsky, come cazzo si pronuncia, ha preso da lì per fare il Cigno Nero. Ecco, Satoshi Kon è una delle più grandi perdite del cinema giapponese e d'animazione, perché sono tutti anime. Porca miseria, un dispiacere Aspetta, non averlo in vita a fare ancora altre cose. ma è quello che aveva fatto quel film d'animazione mega fico? E di Paprika. questa specie, mi sa di sì, è quello, a parte che è animato benissimo, in cui c'è la rivolta degli automi, tipo all'interno degli androidi. C'è una rivolta di androidi a un certo punto. Vado a vedermi Paprika, ti dico subito se è quello. Sì, beh, comunque
comunque, come dicono, sono anime molto intelligenti. Tokyo Godfather è un film che critica fortemente la società giapponese, ha come protagonisti una travestita, un barbone e una ragazza scappata di casa, e è un film della Madonna. È bellissimo, è veramente un bel film. E secondo me è uno dei suoi migliori film. Poi ha diretto Jojo, in teoria. E alcuni episodi di Jojo li ha diretti lui. No, non è quello che intendevo io. Ho visto, Jack. Quello che intendi tu, forse non è Metropolis. No, forse è proprio Metropolis. Ok. Anche quello è un gran bell'anime, eh. Paranoia Agent, ragazzi, quando avremo da fare watch party ci facciamo watch party di Paranoia Agent, basta. Cioè, Paranoia Agent è una roba mattissima, ma che cazzo, cioè non c'è un episodio che dici che cazzo ho visto, ma di che cosa sta parlando quest'anime, è pazzesco, è un trip allucinante, anche quello una critica ferocissima alla società giapponese. Preferisco sempre Tokyo Godfather, però è qualcosa di meraviglioso, assolutamente. Fidatevi, come dicono sempre. Ragazzi, mi sa che noi iniziamo ad andare in là. Allora, io vi dico che salutiamo ciao un po' la chat. Ciao Player Lair, ciao Minea, ciao Space Salmon, ciao Kavitz. Ciao Unrevalor, ciao a tutti quelli che sono rimasti in chat finora o che hanno lurcato come dei malvagi goblin fino adesso. Vi diciamo che il guanciale scorre forte nelle vostre vene, come il colesterolo, e vi rinnoviamo gli appuntamenti la prossima settimana. Un consiglio veloce, Mind Game dalla chat degli anime, vi consiglio di recuperarlo, me lo recupererò anch'io perché non lo conosco. E che altro dire, vi vogliamo bene ragazzi e buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte, belli e soprattutto i brutti. Soprattutto i brutti.